Buongiorno, buongiorno a tutti. Spero che il collegamento sia a posto, sentiate tutti bene. Allora, benvenuti al primo e speriamo ultimo incontro virtuale annuale del Consumers Forum con le autorità italiane. Sono Gerardo Graziola, sono un cronista dell'agenzia Il Sole 24 Ore Radio Core. Mi occupo in prevalenza di temi di finanza e della redazione romana, seguo in particolar modo le autorità di supervisione finanziaria. Il mio compito è di accompagnarvi in questa mattinata di analisi sul tema dei mercati, delle regole a tutela dei consumatori. Già, consumatori, un termine che, come vedrete dai lavori, nel mondo post-pandemia dovrà essere modificato. L'incontro annuale di Consumers Forum in realtà è arrivato al quindicesimo anno, a dimostrazione di una formula che è risultata vincente fin dall'inizio. Io ne ho seguiti molti, appunto, da cronista, e ricordo di aver sempre notato un bel clima informale di dialogo, una sala sempre strapiena, e ho avuto più volte la percezione netta che l'incontro fosse molto utile anche ai presidenti delle varie authority. Man mano che il dialogo avanzava, ne uscivano fuori sempre indicazioni più chiare e utili per la sensibilità del mondo del consumerismo. Sono certo che sarà così anche oggi. Il titolo dell'incontro è Lock-up Economy e cittadini, mercati e regole al tempo della pandemia tra sostenibilità e solidarietà. Tra poco capirete il significato di questo termine lock-up dalla relazione del professor Bassan dell'Università di Roma III, che ha realizzato con il suo team di ricerca un ricchissimo rapporto Consumerism 2020. A seguire avremo una serie di interventi dei responsabili di cinque autorità che hanno accettato il nostro invito e che dopo un anno così disgraziato da un lato, ma che dall'altro forse sarà anche ricordato come l'anno zero della rivoluzione digitale, avranno molte riflessioni da proporci. A loro farò anche qualche domanda. Ma prima di tutti saluto e cedo la parola per l'introduzione ai lavori al padrone di casa, Sergio Veroli. Sergio, a te la parola. Perfetto, l'inizio perfetto. Grazie Gerardo, grazie a tutti gli intervenuti, innanzitutto alle authority che ogni anno ci seguono in questa nostra iniziativa, all'Università Roma III, a Fabio Bassan che ha fatto e ha elaborato la ricerca importante anche quest'anno, e a tutti i soci di Consumer Forum. Consumer Forum, per chi non lo sa, è un'associazione unica in Europa che unisce imprese e associazioni dei consumatori, le associazioni più importanti e anche alcune grandi imprese di tutti i settori, del settore bancario, finanziario, telecomunicazioni, poste, ferrovie, associazioni di imprese come Astra Utilitalia, quindi è un'associazione importante che ha come obiettivi principali quello della sostenibilità, della responsabilità sociale, della formazione dei conciliatori e soprattutto, come primo obiettivo, è quello della difesa dei diritti dei consumatori. Ogni anno organizziamo insieme a Roma 3 questo incontro con i presidenti delle authority per analizzare che cosa è accaduto nel mercato, nel diritto, nella tutela dei consumatori, come si sta evolvendo questo settore e soprattutto cosa abbiamo di fronte. Negli ultimi 3 anni il rapporto ha riguardato prevalentemente come la rivoluzione digitale influisce sulle regole del mercato, sul funzionamento anche delle authority e sulla difesa dei diritti dei consumatori. Quest'anno andiamo a constatare che alcune previsioni fatte negli anni precedenti cominciano ad avverarsi. E questo ci sembra significativo della serietà e dell'importanza del rapporto. Nell'introduzione di questo rapporto, firmata da Fabio Bassan, Liliana Rossi Carleo e Maddalena Sorrentino, c'è un po' l'agenda delle cose da fare, l'agenda di quello che è cambiato e che sta cambiando. Io volevo fare poche riflessioni, estraendo quello che secondo me sono ed è il significato principale della ricerca. Secondo me i messaggi principali sono tre. Il primo, le vecchie regole del mercato
e per la difesa dei diritti dei consumatori sono obsolete e le nuove ancora non ci sono. Questo mi sembra che sia un'affermazione importante, di grande responsabilità, ma di questo parlerà il professor Fabio Bassan molto meglio di me. Io volevo soffermarmi sulle altre due, gli altri due messaggi che ritengo importanti. Il secondo, le autorità non possono più operare per settori, sono state concepite per regolare, controllare e vigilare su dei settori specifici, oggi questi settori non esistono più. Ecco, vorrei riflettere con i nostri ospiti su questo aspetto importante, perché mi sembra che anche loro, dagli incontri che abbiamo fatto, condividano queste questioni. Facciamo due esempi per capire insieme perché non esistono più. Non esistono più perché il digitale, va bene, l'economia, le tecnologie stanno cambiando, rivoluzionando tutti i settori, e non esistono più anche perché da tempo gli operatori di mercato facevano un po' di tutto. Un esempio per tutti sono, ne faccio due, le banche e l'energia. Oggi le banche vendono di tutto. Oggi le banche vendono prodotti bancari, prodotti finanziari, prodotti assicurativi, per la verità vendono anche altri prodotti, ogni tanto arrivano avvisi di viaggi, questo lasciamolo da parte. Però in questo settore insistono tre autority, prima non si chiamava così la Banca d'Italia, la Banca Centrale, comunque insistono la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS. La domanda è: che senso ha che ci siano tre authority se poi le banche vendono prodotti che riguardano tutte e tre le authority? In che modo possono collaborare? Abbiamo visto che nel passato ci sono state anche diatribe quando ci fu la crisi delle banche venete, della Banca Etruria, eccetera, su a chi spettava fare alcuni controlli. Ecco, mi sembra che questo sia un elemento importante. Le authority non possono più o non dovrebbero più operare da sole, ma dovrebbero organicamente collaborare fra di loro, se non in qualche caso forse anche fondersi. L'altro esempio riguarda l'energia. Come tutti sanno, dal 1 gennaio 2022 cesserà il mercato di maggior tutela. E che succede? Succede che 15 milioni di cittadini dovranno scegliere un'azienda che fornirà a loro l'energia. E ci sono 723 aziende dell'energia che andranno a caccia di questi cittadini. Naturalmente la maggior parte si comporteranno in un modo corretto, non ho dubbi su questo, ma ci saranno problemi di tutti i tipi in questo senso. Intanto c'è un problema normativo, manca un elenco delle imprese per energia che stabilisca a quali condizioni una impresa può entrare in questo mercato, e questo è compito del governo che ancora non l'ha portato avanti, questo non ha esaurito questo compito. C'è una complessità di regole molto importanti, è un settore complesso, è difficile per il cittadino capire come funziona, come tutte le voci dell'energia, eccetera. E quindi all'interno di questa complessità, come sta avvenendo oggi, alcune aziende si introducono per in qualche modo ingannare i cittadini, va bene? E come noi sappiamo che sono diverse istruttorie messe in piedi anche soprattutto dall'antitrust, che denunciano queste violazioni, questi comportamenti scorretti. Che succederà quando nel 2022? I cittadini verranno aggrediti anche a livello telefonico, con visite porta a porta, eccetera. E qui c'è un problema di privacy, quindi c'è un problema di regole, di regolazione, e c'è un problema di privacy. L'attuale regolamentazione della privacy non funziona per ciò che riguarda la possibilità di intervistare le persone, va bene. E poi appunto c'è un problema di clausole scorrette che riguarda sia l'antitrust che le associazioni dei consumatori, che faranno denunce su queste e questo. Quindi anche nel settore energia, questo avvenimento importantissimo
della fine del mercato tutelato creerà la esigenza di un rapporto forte, organico, fra ARERA, antitrust, privacy, in mancanza del quale io penso che il cittadino potrebbe non avere tutte le difese a disposizione. La terza riflessione, secondo me ancora più importante e radicale. Come avete visto nel titolo del convegno si parla di cittadini e non più di consumatori. Si parla di cittadini perché la tutela del cittadino non dovrebbe partire più da quando acquista un servizio, acquista un prodotto, deposita dei soldi in banca, eccetera. Ma oggi il cittadino, per poter partecipare alla vita, al lavoro e in tutti gli aspetti appunto della sua socialità, deve essere un cittadino digitale. Per avere questa possibilità di vivere in un mondo che ormai è sostanzialmente un mondo digitale per molti aspetti, deve poter essere connesso, deve avere un device, deve avere uno strumento per potersi connettere, va bene? E deve avere l'educazione e la capacità per utilizzare questi strumenti. Poi, una volta che si è connesso, una volta che ha capito tutto, poi diventa merce per le grandi piattaforme. I suoi dati diventano merce per le grandi piattaforme che li profilano e li utilizzano per motivi commerciali e a volte politici. Ecco, questi diritti, i primi soprattutto, sono diritti fondamentali, sono diritti che dovrebbero prevedere, non so se all'interno della Costituzione o all'interno di una legge importante, il diritto di tutti i cittadini di essere connessi, di poter utilizzare strumenti e di essere educati per queste cose. Mi sembra che in assenza di questo vi è la simmetria di potere e di informazione che presiede alla nascita del codice del consumo e del diritto dei consumatori sia fortemente vulnerata. L'altra parte, quella che riguarda il mercato delle informazioni, il rapporto con le grandi piattaforme, eccetera, è un capitolo imponente, aperto, che vede una presenza di poche grandi piattaforme monopoliste che non pagano tasse dove operano, va bene, e che arbitrariamente utilizzano degli algoritmi non trasparenti per regolare la vita, il commercio e a volte anche l'attività politica delle persone. Quindi in questo c'è una esigenza importante di controbattere, di avere una possibilità di intervenire, di rendere più trasparente questo mercato, di capire come vengono utilizzati i dati. E quindi qui ci sono due aspetti importanti della tutela del cittadino: la possibilità di partecipare alla vita e al lavoro attraverso il digitale e la necessità di non essere strumentalizzati e orientati dalle grandi piattaforme. Il rapporto si inserisce naturalmente in questo dramma che è la pandemia e quindi tiene conto anche di cosa la pandemia abbia provocato, abbia determinato. E la pandemia ha accelerato tutte queste situazioni, soprattutto ha accelerato lo sviluppo digitale, il lockdown, il modo di acquisto a distanza, eccetera, ha accelerato tutte le forme di comunicazione che già stavano avanzando. Naturalmente c'è un dramma umano incredibile, ha provocato oltre 60.000 morti, ma oltre al dramma umano esiste un dramma economico. Per la prima volta il PIL scende almeno 9%, c'è un aumento della disuguaglianza fra ricchi e poveri, fra garantiti e non garantiti, aumenta la simmetria di potere, come dicevo prima, e di diritti fra i cittadini e le grandissime aziende. E questa pandemia ha anche evidenziato le carenze della macchina statale, che in un momento di ordinaria amministrazione
si vedono sì e no, a volte sì, ma in un momento di grande crisi come questo evidenziano tutte le lacune, le inefficienti e le incapacità dello Stato a intervenire in tutti i settori per dare aiuti in un modo equo, per trovare soluzioni agli squilibri. L'unico elemento positivo in questa situazione drammatica è l'intervento dell'Unione Europea. Per la seconda volta l'Unione Europea salva i singoli stati. Vabbè, interviene la prima volta a luglio del 2012 con Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, con whatever it takes, con questo intervento ha garantito e evitato che i debiti, garantendo che lo spread non salisse a numeri impossibili da gestire per i singoli stati, e quest'anno con l'intervento politico, io dico, della Commissione con la Next Generation, che di fatto innova nel modo di agire della Unione Europea e interviene oltre che a livello monetario anche a livello sostanziale e fiscale. Ma l'altro elemento importante dell'Europa, l'altro elemento positivo della condotta europea, è quello di essere, di costituire il terzo polo dello sviluppo di internet nel mondo. Il primo è quello americano, il secondo è quello cinese, il terzo è quello europeo. Lo sforzo che sta facendo l'Europa oggi per determinare uno sviluppo di internet regolamentato che abbia anche al suo interno la tutela dei diritti dei cittadini è molto importante. Oltre alle multe miliardarie comminate a Google, a Apple e a Microsoft, gli atti dell'Europa sono importanti, riguardano il GDPR, il regolamento europeo sulla privacy, il prossimo Digital Service Act, va bene, e tutta l'agenda del consumatore, e non ultimo, la direttiva sull'azione collettiva, che rende omogenea la possibilità collettiva di difesa da parte dei cittadini, meno dispendiosa, e quindi crea un deterrente per l'azione a volte non positiva delle grandi aziende nei confronti dei cittadini. L'ultima considerazione riguarda le associazioni dei consumatori, e mi sembra importante e doverosa. Nella introduzione del rapporto, nell'ultimo capoverso dell'introduzione, si parla e si indica quali sono le azioni, i compiti dell'associazione dei consumatori in questo momento di cambiamento, quali porte si aprono, quali cose dovrebbero fare le associazioni in questo momento di sviluppo del mercato, di autoregolamentazione, di protagonismo da parte di imprese, autorità e cittadini. E quindi si indica un compito di coregolazione, di proposizione normativa, di monitoraggio delle aziende, naturalmente ex post rispetto a quello che fanno, rispetto a quello che producono, al tipo di servizi che danno. C'è la funzione di conciliazione e quella determinante di informazione e formazione ai cittadini. Io aggiungerei anche quella residuale, ma non meno importante, quella conflittuale sia a livello individuale che collettivo. E quindi, se sottolineando tutte queste funzioni, mi viene da chiedere, ma come fanno le associazioni ad affrontare tutti questi temi? C'è naturalmente un importante problema di risorse. Le risorse che mette a disposizione il MISE sono assolutamente insufficienti, va bene? Andrebbero duplicate, triplicate. Le associazioni vengono finanziate su progetti e con delle somme che rivengono dalle multe antitrust, che le stesse associazioni provvedono a far combinare con le loro infinite segnalazioni di comportamenti scorretti. Quindi io dico che se le associazioni
debbono poter svolgere questi compiti importanti che sia la legge sia lo sviluppo economico e normativo gli assegna, debbono poter essere finanziati in un modo adeguato. Questo è il primo messaggio importante. Il secondo lo lancio alle associazioni, è che è evidente che così come sono organizzate difficilmente potranno migliorare il loro modo di intervenire. Bisogna che si accorpino, bisogna che si fondano fra di loro come fanno le grandi aziende quando vogliono essere competitivo, bisogna che si specializzino sempre di più e che individuando 2-3 obiettivi di fondo, in alcuni casi come quello che io citavo della connessione e della difesa dei diritti dei cittadini su internet, possano tutte insieme concentrarsi su 1-2 obiettivi e portarli avanti. Grazie. Bene, grazie Presidente. Ma io ho soltanto 2 battute per introdurre il professor Fabio Bassan. Il rapporto che da anni l'Università Roma 3 realizza in occasione di questo incontro è arrivato al 13° anno e sarà disponibile già da oggi sul sito istituzionale di Consumers Forum. Quindi cedo subito la parola per la presentazione al professor Bassan. Grazie, ringrazio Consumer Forum per l'invito al convegno e per questa opportunità di presentare una ricerca che è a disposizione di tutti, quindi io in modo sintetico cercherò di indicare alcuni punti fondamentali, anche perché questa presentazione in realtà è funzionale a consentire poi all'autorità di esprimere una propria visione sullo scenario che noi tracciamo. Qual è lo scenario di quest'anno? Ovviamente non può prescindere dalla pandemia. La domanda è se questa comporta una rivoluzione o un'evoluzione delle regole che stiamo discutendo ormai da molti anni. E il tema è che la pandemia si sta inserendo in una modifica delle regole importante che conseguiva all'evoluzione digitale, quindi all'introduzione delle piattaforme come nuovi soggetti che forniscono servizi, le quali hanno costituito una rivoluzione nell'ambito di un insieme di regole che si stava già evolvendo in relazione alla liberalizzazione dei mercati. E quindi abbiamo una sorta di matrioska, no? Un sistema in cui la rivoluzione della pandemia si inserisce nella rivoluzione delle piattaforme digitali che si inserisce nella rivoluzione regolatoria della liberalizzazione dei mercati. E noi, come al solito, tra giuristi ed economisti, abbiamo tentato di aprire questa matrioska fino ad arrivare al nucleo, a quella indivisibile, che fosse un po' un comune denominatore. E qual è la nostra valutazione? Ma in primo luogo partiamo dall'effetto evidente della pandemia di cui parlava Sergio Veroli prima. Insomma, in questa introduzione a cui abbiamo lavorato, ho lavorato insieme alla collega Liliana Rossicarleo e Maddalena Rabitti, abbiamo individuato come il nucleo appunto di partenza quella che abbiamo chiamato la politica europea di crescita solidale necessaria. Perché quella che si chiamava una volta politica industriale si è evoluta perché si è trasformata nella necessità di una politica europea che fosse solidale. Perché? Perché la globalizzazione di fatto si è regionalizzata, l'abbiamo visto durante la pandemia, insomma, produrre in Cina ha delle conseguenze quando poi bisogna approvvigionarsi e di fatto questo ha portato la Germania a guardare molto più all'interno del mercato europeo perché diventa il mercato di riferimento. Questo ha comportato evidentemente una maggior sensibilità
anche in Germania, in Olanda, insomma, nei paesi, gli altri paesi cosiddetti frugali, nelle esigenze dell'Europa del Sud, e questo ha comportato appunto questa maggiore solidarietà che poi ha portato al Recovery Fund, alla revisione del MES, al raddoppio del bilancio europeo, insomma il raddoppio. Noi per 20 anni abbiamo discusso senza successo di un incremento dello 0, e qui abbiamo raddoppiato in pochi mesi. Quindi la pandemia ha creato un modello totalmente diverso, un modello che ha portato a cosa? A una serie di regole che stiamo discutendo che di fatto sono un ritorno a quello che una volta nel nostro ordinamento si chiamava codificazione, cioè a un ritorno a un nucleo di regole minimo che rappresenta per l'Unione Europea il punto di partenza. Parlo di codificazione, ormai possiamo dirlo apertamente, perché dopo Brexit non abbiamo più bisogno di andare a negoziare sistemi di common law e civil law, e quindi insomma il codice è tornato un po' un riferimento di tutti quanti i paesi dell'Unione. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che noi abbiamo poche regole che devono essere condivise. Quali sono queste regole? Beh, sono quelle che abbiamo individuato in una matrice regolatoria che nel corso degli anni abbiamo sviluppato e se vogliamo in questi 15 anni di Consumer Forum l'abbiamo di volta in volta individuata, è una matrice regolatoria che si è andata sgretolando, perché tutti questi silos di regola, no, verticali, che poi hanno dato origine alle autorità di vigilanza e regolazione, appunto verticali, orizzontali, mercati finanziari, banche, assicurazioni, energia, comunicazione, eccetera, e quelli orizzontali, quindi concorrenza, tutela del consumatore e tutela del dato personale, sono diventati un po' diversi, non sono più verticali e orizzontali, alcuni hanno iniziato a convergere, altri hanno iniziato a divergere, e gli operatori si sono inseriti in queste modifiche. Perché? Perché diciamo, la nostra reazione regolatoria alla rivoluzione digitale qual è stata? È stata una reazione un po' scomposta, un po' derivata dalla prassi. Noi abbiamo oggi un sistema di piattaforme che si pone su tutti questi mercati, si pone in modo anche, se volete, molto diciamo importante. Avete visto Amazon la settimana scorsa ha fatto un annuncio che io ritengo appunto importante, cioè ha detto ed è entrata nel mercato, in un mercato regolato, quello dei farmaci, in uno dei mercati in cui insomma è più difficile entrare, dove sono big guys, dove sono le big pharma, e Amazon si è posta come il principale distributore di questo mercato, appunto aprendo quella che sarà la farmacia Amazon. Quindi le piattaforme digitali stanno entrando nei vari settori regolati e lo fanno a modo loro, quindi applicando le regole che è possibile in relazione alla, diciamo, al nostro ordinamento attuale. E quindi la regolazione che noi abbiamo applicato per anni di fatto diventa poco efficace, poco significativa, e questo ci pone una domanda, cioè cosa fare, come possiamo reagire per tutelare i cittadini e prima ancora che i consumatori. Le regole sono quelle che dobbiamo definire noi in Europa, perché? Perché l'Unione Europea nell'ambito del mondo digitale si sta ponendo come il soggetto che definisce le regole. Sul piano industriale abbiamo qualche difficoltà, come sapete il manifatturiero è cinese e il cloud è statunitense, e noi ci poniamo come l'unione delle regole.
L'abbiamo già fatto in passato, l'abbiamo fatto in modo efficace. Quando è nata la telefonia mobile, ci siamo proposti come la piattaforma delle regole, abbiamo creato il GSM, che è una tecnologia europea, è diventata quella più utilizzata nel mercato. Siccome tutti quanti replichiamo sia i nostri errori sia i nostri successi, qui stiamo oggi cercando di riprodurre quella soluzione che ha avuto successo in tutto il mondo. C'è un problema però. Il GSM si è imposto come tecnologia con tutte le regole connesse per tutta una serie di ragioni, ma anche perché a parità di altre condizioni era la tecnologia meno costosa. Siccome i mercati vanno darwinianamente verso la soluzione appunto più economica a parità di altre condizioni, è stata la tecnologia che è stata applicata in tutto il mondo e rispetto a quella statunitense che inizialmente poteva competere, insomma, ha avuto un'applicazione globale. Oggi noi vorremmo fare lo stesso, cioè vorremmo proporci come l'unione delle regole per poi diffondere tutte queste a livello globale. C'è un problema. È che oggi le regole sono embedded nella tecnologia, sono dentro, non si può fare una evoluzione tecnologica senza inserire poi nel percorso le regole, perché farlo dopo non è possibile. Vi faccio un esempio così. Quando c'è stata la notifica di esposizione, no? E tutti quanti i paesi sono andati, ciascuno per conto suo, a individuare qual era la soluzione più ragionevole, Germania e Francia hanno individuato la soluzione in un sistema centralizzato, un database centralizzato. Quando 2 settimane dopo Google e Apple, con un accordo tra duopolisti mondiali, no? Perché Android ed Apple hanno rapidamente proposto una soluzione decentralizzata, la Germania in 2 settimane ha dovuto modificare la legge. Questa è la conseguenza di andare a proporre regole che non sono coerenti con la modifica, con l'evoluzione tecnologica. Quindi stiamo parlando di questioni concrete che poi incidono sulla vita di tutti i giorni. E devo dire, le regole devono essere nella tecnologia. Ma come facciamo noi a proporle oggi? Perché le regole che noi chiediamo sono quelle che sono coerenti con il welfare europeo, cioè con i diritti che noi vogliamo siano garantiti. E questo comporta un aggravio di costi. E allora, se seguiamo la soluzione che abbiamo detto prima, se noi proponiamo una tecnologia che ha delle regole che la rendono più costosa, è una tecnologia che non avrà successo sul mercato. Questo è un po' il tema di fronte al quale ci poniamo, in relazione al quale poi vedete è stata creata Gaia X, cioè un cloud europeo che costituisce la federazione, i cloud nazionali, no? Perché poi quando parliamo di regole la terminologia fa meno paura, per cui è una federazione di cloud europei. Perché tutto questo? Dobbiamo trovare il modo di rispondere a una domanda, chi paga? Che è una domanda che ha all'origine tanti premi Nobel, quindi non è banale. E noi abbiamo tentato di rispondere con questo rapporto, chi paga? E possono pagare gli stati, certo, perché è il welfare che vogliamo garantire, per cui quell'onere è a carico dello Stato. E questo è quello che sostengono molti di coloro che ritengono che il Recovery Fund sia appunto una delle soluzioni. Vi può essere un'alternativa, cioè si può pensare che paghi il mercato con delle soluzioni del modello di quello che abbiamo individuato nelle telecomunicazioni, la storia, insomma, a metà degli anni 90, con il servizio universale, cioè creiamo un cluster di servizi che ha un costo e poi quel costo lo facciamo pagare a tutti gli altri. O nel modello dell'energia, ne abbiamo trovati, come sapete, tanti altri. Oppure, ed è questa la risposta per cui noi propendiamo, paga il mercato semplicemente perché queste regole,
welfare, questo insieme di diritti che noi riteniamo fondamentali e che corrispondono al nostro welfare, che è quello dell'Europa continentale, che è diverso dal modello anglosassone, lo paga il mercato perché siamo in grado di imporlo sul mercato come soluzione più idonea. Vi faccio un esempio, GDPR. Il GDPR è appunto una di queste soluzioni di cui sto parlando, cioè una regolazione che si inserisce nell'evoluzione tecnologica e che però la rende più costosa perché la appesantisce. Ma noi abbiamo detto che questo è il welfare minimo, è il floor da cui dobbiamo partire. E molti operatori, le piattaforme digitali sono opposte inizialmente. Facebook ha fatto una guerra enorme. Però le aziende sono bravissime poi a trasformare le situazioni di crisi in opportunità. Per cui Facebook è stata la prima a utilizzare il GDPR come scudo quando si è trattato di andare a condividere i dati con le altre aziende. Ha detto no, noi siamo i paladini della tutela, della protezione del dato personale. E credo che Google e Apple abbiano avuto anche una qualche soddisfazione quando, in relazione alla notifica di esposizione, hanno fatto un comunicato congiunto dicendo che la soluzione di database decentralizzato era quella che più garantiva la protezione dei dati, così come richiesto dal GDPR. Quindi, questo per dire che poi il mercato. Se siamo bravi ad imporre queste regole, che pure sono onerose, però come quelle che sono maggiormente a tutela del nostro welfare, che sia poi un welfare condiviso a livello mondiale, e questo grazie al Brussels effect, cioè all'effetto di Bruxelles, no? Per cui le regole dell'Unione Europea diventano un po' un benchmark che tutti quanti i paesi tendono poi ad adottare. Ecco, allora se siamo bravi a imporre queste regole a livello globale, poi saranno anche le regole applicate dalle piattaforme. Come dobbiamo definirle però queste regole? Il rapporto, andando a vedere nei vari mercati, ribadisce quello che abbiamo detto negli anni scorsi e lo raffina. La soluzione qual è? La soluzione è quella che abbiamo chiamato circolo regolatorio, cioè le regole non nascono dall'alto, non sono top-down, ma nascono dal mercato. Quindi è il mercato che individua le best practices che poi le autorità di regolazione e vigilanza trasformano in benchmark, le portano nel consesso europeo delle autorità di vigilanza o regolazione, le condividono come benchmark europeo e a quel punto le possono proporre al mercato con tutte le forme che noi sappiamo di soft law, hard law, ma insomma è una scala che inizia come non vincolante, ma poi nel momento in cui il mercato la applica diventa vincolante. Se poi questo non è sufficiente perché la materia è disciplinata a livello legislativo, le autorità possono proporre la riforma alla Commissione europea che adotta un atto esecutivo o, se proprio neanche questo è sufficiente, propone una nuova legislazione, quindi un regolamento, una direttiva con una proposta al Consiglio e al Parlamento. Ed è un po' questo quello che vediamo oggi, perché ci troviamo oggi con la nuova Commissione che sta realizzando una serie di proposte importanti. Il mercato digitale, la proposta è appena stata pubblicata. Il 17 ci sarà la proposta sul DSA, cioè il mercato digitale sui servizi. C'è la proposta del cloud unico, come abbiamo detto. C'è ormai la direttiva, cioè sì, l'insieme, il composto di normativo sulla possibilità per le associazioni di consumatori anche di avviare un'azione collettiva. Insomma, c'è tutta una serie di norme che ci dovremo ad applicare nei prossimi mesi che consentono la realizzazione di questo circolo regolatorio, che prevede che cosa? Una relazione tra regolazione privata, cioè quella dal mercato, no? Nei contratti tra le imprese con le associazioni dei consumatori, e
e una pubblica, cioè quella che viene appunto dai regolatori e poi dal legislatore, che sono una sorta di vaso comunicante. E come operano? Qual è la relazione tra l'una e l'altra? È una relazione che si basa sulla nozione di sussidiarietà, cioè la regolazione pubblica entra nei termini in cui quella privata non sia stata efficace. Qual è il ruolo dell'associazione dei consumatori in tutto questo? È che la pandemia sta rendendo ancora più evidente, perché poi tutti questi fenomeni di cui sto parlando sono accelerati. E le associazioni dei consumatori devono far parte di questo circolo regolatorio, perché dall'inizio, cioè fanno parte del mercato insieme alle imprese, sono uno dei soggetti che dovrebbe determinare, definire queste regole. E poi possono proporre alle autorità una serie di soluzioni, perché hanno un'interlocuzione diretta. Tutte le autorità di vigilanza e di regolazione hanno dipartimenti per la tutela del consumatore, che, come diceva Sergio, dovrebbe diventare ormai una tutela del cittadino, e quindi hanno anche questa possibilità di interlocuzione. La terza soluzione è ovviamente quella di diciamo, indicare comportamenti non corretti, e quindi chiedere l'avvio di procedimenti di accertamento e poi sanzionatori. Che questo sia possibile e necessario lo dimostrano in Europa tutta una serie di situazioni. Noi è appunto l'associazione creata per i mercati digitali, che ha avviato segnalazioni in tutti i paesi, all'autorità francese, a quella belga, a quella tedesca, a quella austriaca, a quella irlandese. È l'associazione che poi ha chiesto alla Corte di Giustizia l'intervento, perché Schrems 1 e 2 sono state appunto avviate da noi. Insomma, il potere che hanno e il ruolo che hanno le associazioni dei consumatori in questo momento di crisi del sistema è fondamentale. Quindi nel rapporto abbiamo appunto concluso in questo modo. Hanno un grande potere, come si dice, al grande potere corrisponde una grande responsabilità, e in questo caso le associazioni se la devono assumere tutta. Grazie. Sì, scusate. Grazie, professor Bassan, per la sua esposizione del rapporto. E quindi apriamo il confronto con le authority. Partiamo dal presidente dell'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, Stefano Besseghini, che purtroppo ha un impegno più tardi e non potrà trattenersi con noi fino alla fine. Besseghini è presidente dell'ARERA dall'estate del 2018, è un grande esperto della materia e potrà darci una panoramica ampia, anche considerando, appunto, come ha anticipato presidente Veroli, che siamo alla vigilia di un anno importante per il mercato energetico. Appunto, a fine 2021 chiude il mercato di maggior tutela. Sergio Veroli ci ha detto già qual è la situazione: più di 700 aziende che vendono energia elettrica, si spera tutte in grado di seguire le buone pratiche nei rapporti con i consumatori, ma insomma il rischio di far west forse ci può anche essere. Adesso ascolteremo il presidente. Ricordo altri due flash dal rapporto Consumerism 2020: il Piano Nazionale dell'Energia, che riafferma l'obiettivo di ridurre le emissioni del 40% entro il 2030, partendo dai dati del 1990. Poi ricordiamo ancora che il settore energetico è quello dove la normativa ha prodotto i vantaggi più evidenti per il consumatore. Forse finalmente saremo liberi dalle maxi bollette di conguaglio che, insomma, qualcuno di noi ha ricevuto in passato. Il rapporto ci ricorda inoltre la novità delle comunità energetiche di cittadini per l'autoproduzione grazie agli impianti fotovoltaici, con la quale una volta tanto in Italia si è anticipata una direttiva comunitaria e non siamo arrivati per ultimi. Tema che ci porta poi alla riflessione sul consumatore consapevole, quello che non sono io, Presidente.
che tuttavia nel mio piccolo ho già cambiato due operatori e vado fiero di essermi accorto che all'ultimo rinnovo volevano affibbiarmi un aumento del costo energia del 45%. Ecco, Presidente, a lei la parola. Grazie. 1, 2, 3, prova, ci sono. Sì, buongiorno, allora grazie. Intanto siamo in presenza di un consumatore consapevole e anche evoluto, perché se oltre a cambiare ha anche identificato un potenziale aumento, evidentemente siamo in questa condizione. No, vabbè, intanto vi ringrazio di questa opportunità perché i temi sono certamente importanti. E quel clima un po' così di cambiamento e di evoluzione che mi pare emerga anche dalle parole che abbiamo sentito sinora ci chiama effettivamente a svolgere qualche riflessione un po' innovativa. Intanto solo una piccola sottolineatura, lei ha fatto riferimento al Piano Nazionale Energia. Attenzione, il Piano Nazionale Energia e Clima, e questo è un elemento non indifferente nella considerazione che dobbiamo avere dell'evoluzione del settore, perché se una volta c'era la strategia energetica nazionale, adesso questa visione integrata tra le necessità ambientali e quelle energetiche contiene forse l'elemento di innovazione principale che poi determina tutta una serie di impostazioni anche regolatorie, ma anche di mercato, in qualche modo nuovo. In fondo vedremo, cercherò di convincervi, che anche questa attenzione alle comunità energetiche, cui pure ha fatto cenno, ha in questa caratteristica di combinazione tra le necessità del settore energetico e quelle della tutela ambientale una ragione di esistere sostanziale. Direi che la riflessione che credo valga la pena di svolgere quest'anno non possa prescindere evidentemente dalle considerazioni sulla pandemia e sull'evoluzione che questa ha determinato. Pure nelle parole di Bassane, del Presidente dell'introduzione, questo è emerso moltissimo. Ed è certamente vero che la situazione che si è determinata con il Covid ha messo un po' alla prova, mi verrebbe da dire, molte delle iniziative che sono state intraprese. L'ho anche già cercato di ricordare, il modo con cui un'autorità di regolazione interviene in queste situazioni è evidentemente differenziato a seconda del momento e del contesto in cui si tratta di intervenire. Una fase iniziale di emergenza, una fase in cui evidentemente la parte, diciamo così, di tutela sicuramente del consumatore da una parte, ma in qualche maniera anche di garanzia verso gli operatori di poter e di dover dare rilevanza e prevalenza agli interventi di natura emergenziale, credo sia stato l'elemento principale. Poi una fase successiva è intervenuto quello che io ho chiamato la fase dell'osservazione. Sostanzialmente era importante riuscire ad avere il più possibile il polso della situazione. Ricordo che nella fase, diciamo così, del lockdown più intenso avevamo incontri pressoché settimanali con gli operatori del settore per cercare appunto di avere non solo la visione di quello che stava succedendo così in vista generale del rapporto anche con il settore, ma anche di quello che stava succedendo operativamente nella possibilità di garantire la stabilità del sistema e la continuità del servizio, che era evidentemente per tutti i settori regolati dall'autorità una delle priorità assolute da avere ad occhio in quella fase. Il combinato disposto degli interventi fatti bloccando le sospensioni sostanzialmente, ma nello stesso tempo bloccandole per un periodo di tempo il più possibile limitato, al fine di non poi pregiudicare l'operatività complessiva, andava in questa direzione, così come andava in questa direzione la richiesta di cercare di mantenere da una parte la stabilità appunto del servizio, garantendo ad esempio
le squadre dedicate, proteggendo in qualche maniera l'ambito di intervento, e dall'altra parte, da parte del consumatore, per chi era in grado di farlo, di sostenere i costi nella maniera il più ordinata e ordinaria possibile. Io credo che alla fine, non voglio tracciare sintesi, perché è evidente a tutti che siamo in un momento in cui non è proprio il caso di tracciare sintesi, perché abbiamo ancora una fase molto delicata e le cose cominceranno peraltro strutturalmente ad emergere in maniera ancora più evidente probabilmente con il nuovo anno. Però diciamo che almeno un primo step, mi pare di poter dire che da una parte abbiamo avuto un'evidenza del fatto che il sistema è disegnato in maniera sufficientemente robusta e dall'altra i nostri consumatori hanno saputo avere un consumo, i nostri cittadini a questo punto, noi cittadini abbiamo saputo avere un comportamento, direi adeguato alla gestione di una fase così delicata. Ma se i comportamenti individuali non li posso commentare, diciamo, il sistema, il comportamento del sistema, quello forse sì. E credo che, come è stato detto in tante occasioni, in tanti dibattiti che ci sono in questa fase, oggettivamente abbiamo compiuto in questo periodo una sorta di piccolo viaggio nel futuro, perché sapete che con questo crollo drammatico dei consumi, con l'incremento, diciamo così, della percentuale delle rinnovabili che hanno contribuito alla stabilità del sistema e diciamo alla fornitura del sistema, e la necessità di mettere in campo anche con qualche extra costo tutti gli elementi di flessibilità che era necessario attivare per garantire appunto questa stabilità in presenza di così tante, rinnovabili, hanno in qualche maniera dimostrato che questo scenario è uno scenario che siamo in grado di sostenere, siamo in grado di sostenerlo come sistema e in fondo come modello. Certo, non siamo ancora allo stadio di sviluppo compatibile con, diciamo così, il mantenimento di una situazione di questo livello. In questo senso è stata un'anticipazione, diciamo così, del futuro, e adesso stiamo un po' rientrando nella condizione di normalità, però abbiamo evidentemente recuperato delle informazioni estremamente importanti e abbiamo avuto evidenza del fatto che la strada che si sta percorrendo è quella sensata. Certo, ad esempio il mercato dei servizi, e quindi la possibilità di approvvigionarsi, di approvvigionare servizi al sistema, è forse il territorio su cui di più dobbiamo lavorare e identificare delle modalità di funzionamento che siano forse più efficaci. Da questo punto di vista, come probabilmente sapete, abbiamo una verifica in corso, insomma, dei comportamenti tenuti in questa fase, e certamente questo è un elemento che corrobora, non è un elemento nuovo, è un elemento che corrobora quell'attività di ridisegno del mercato e di ridefinizione del dispacciamento elettrico che questa autorità ha già cominciato da qualche tempo, e conto nel corso del 2021 di riuscire a portare a conclusione. Quindi, diciamo così, una evoluzione più che una rivoluzione, quella che il Covid ha messo in evidenza. Perché dico questo? Perché non vorrei dall'altra parte che si attivasse una discussione, una riflessione che sembra che adesso dobbiamo far ripartire tutto from scratch, come se dovesse tutto essere disegnato da nuovo, perché nulla, diciamo così, dell'architettura che si è definita finora ha dimostrato di funzionare. Mi pare che sia esattamente il contrario, siamo in un percorso evolutivo estremamente delicato, estremamente complesso, con tantissimi elementi di criticità, ma su cui credo valga la pena di mantenersi. Proviamo a guardarlo un attimo in prospettiva, anche ritornando a cose diciamo più vicine alle specifiche esigenze dei consumatori. Mi pare che ci sono almeno tre temi che vale la pena di indicare
diciamo, in termini di carattere evolutivo. E sono da una parte certamente questa evoluzione sui bonus che stiamo cercando di completare rapidamente. Sapete che dal 1 gennaio del prossimo anno i meccanismi di automatismo del bonus diventeranno via via sempre più automatici. Questa credo che sia un passaggio di grande importanza, perché evidentemente la possibilità di far comunicare e interagire le banche dati di grandi sistemi come quello di valutazione dell'ISEE e quello dell'INPS e quello nostro del sistema informativo integrato, dentro cui sono contenuti tutti gli elementi e le caratteristiche di consumo degli utenti del sistema elettrico, del gas, e poi via via si integrerà in maniera sempre più complessiva anche quello dell'idrico, crea il presupposto perché la platea che siamo in grado di raggiungere di persone con necessità di supporto nel pagamento delle utenze, appunto, di gas, luce, acqua e potenzialmente in prospettiva di rifiuti si allarghi significativamente. Tanto per dare due numeri, ricordo che ad oggi per gas ed elettricità su una platea di circa 2 milioni e 100 di famiglie raggiungiamo circa 36%, è evidente che l'aspettativa è che con questo meccanismo questa platea possa allargarsi a numeri ben più vicini alla totalità, che non sarà raggiungibile se non asintoticamente come per qualunque meccanismo, ma insomma certamente crescerà in maniera importante. Qui si sta facendo molto lavoro, si sta facendo molto lavoro tecnico, si sta anche facendo molto lavoro di natura giuridica e di impostazione, perché è evidente che poi comunque, vedo peraltro il Presidente Stanzione collegato, il tema è un tema che riguarda anche, e tornerò su questo tema delle relazioni tra autorità, che è un tema di assoluta importanza e rilevanza, e coinvolge evidentemente la necessità, appunto, di scambiare informazioni, dati e quant'altro, che è di assoluta preminenza per poter erogare servizi via via sempre più evoluti ed efficaci ai consumatori. Il secondo tema, evidentemente, sul tavolo, sullo scenario, chiama in campo un'altra relazione importante con un'altra autorità importante con cui lavoriamo molto bene, che è evidentemente antitrust, è il tema del superamento della tutela. Sapete che ha due fasi questo processo. Processo lungo, sapete che noi adesso un po' giornalisticamente viene descritto come un momento di partenza, quello del gennaio del 2021 con le piccole imprese e gennaio del 2022 con la totalità dei consumatori e le microimprese, ma in realtà è un momento di arrivo, un momento di termine di un processo molto lungo che in questo momento vede già all'incirca un 55% dei consumatori domestici che sono passati al mercato libero e quasi un 70% di consumatori invece chiamiamoli industriali, insomma della cosiddetta bassa tensione, altri usi. È un processo, peraltro anche qui io preferisco dire che finisce il servizio di maggior tutela più che il mercato di maggior tutela, perché quello che termina è un servizio peraltro provvisorio che era stato attivato, ma sappiamo che non c'è nulla di più definitivo del provvisorio nel nostro paese, era stato attivato proprio per rendere possibile al consumatore una presa di contatto con il mercato libero, e mi pare evidente che il mercato libero a quei consumatori più strutturati, più attrezzati, è stato capace di dare dei segnali sufficienti e ragionevoli per favorirne la scelta, e questo testimonia ad esempio il sostanziale successo che ha avuto per quanto riguarda gli operatori, appunto, industriali e gli operatori più strutturalmente attrezzati. Fa ancora fatica e fa fatica ad esprimere, diciamo così, un'offerta e una capacità di motivazione al cambiamento per piccoli consumatori e per consumatori meno strutturati. E questo
È evidentemente un tema che deve interessare certamente la regolazione, certamente il mercato. Sono due gli attori che devono giocare questa partita. La regolazione deve preoccuparsi di fare in modo che la tutela del consumatore evidentemente sia sempre estremamente elevata. Noi proprio non più tardi, credo di un mesetto fa, abbiamo rilasciato una serie di nuove indicazioni sulle condotte di consumo, sulle condotte commerciali. Per l'offerta, per rendere sempre più come dire, documentato, evidente e trasparente la tipologia di offerta che i venditori sono in grado di promuovere. E questo è il tipo di tutela che via via dovrà rinforzarsi per permettere ai consumatori che passano sul mercato libero di avere strumenti di informazione da una parte, di consapevolezza sulle scelte che fanno, ma anche di enforcement da parte dell'autorità e di conciliazione da parte loro, cioè di poter gestire le inevitabili fasi di crisi che si possono determinare con un fornitore, così come abbiamo visto succedere in tantissimi mercati strutturati che hanno acceduto nel tempo a processi via via di apertura e di liberalizzazione. Certo, il tema dell'elenco venditori, come solitamente lo si chiama in sintesi, è un tema importante perché l'abbiamo richiamato più volte in diverse segnalazioni. Speriamo peraltro che a breve il decreto relativo sia come dire, a termine, quindi possa vedere la luce. In qualche maniera abbiamo già cominciato a cercare di introdurre degli elementi selezione degli operatori, almeno per quanto riguarda i servizi di salvaguardia che si determineranno con l'attivazione del mercato libero, perché come ben sapete in questo momento il processo è attivo nel costruire l'architettura per permettere dal 1 gennaio del 2021 la transizione fuori dal servizio di maggior tutela per le piccole imprese. Le piccole imprese sapete che per norma europea non possono avere dal 1 gennaio del 2021 una tutela, un prezzo fissato, sostanzialmente un prezzo regolato, e quindi si stanno avviando i percorsi per definire le aste con cui attribuire questo servizio che è stato chiamato di tutele graduali, ma che è sostanzialmente un servizio per garantire la fornitura a quei clienti che non dovessero o optare o non dovessero riuscire a trovare un fornitore nel mercato libero. Sto parlando sempre di industrie, naturalmente, di soggetti industriali, dal 1 gennaio del 2021, e questo è un processo che intanto comincia a definire alcune caratteristiche minime che questi operatori devono avere, dovendo garantire un servizio che è evidentemente un servizio per soggetti che nel normale mercato libero non riescono ad essere forniti. In qualche maniera una sorta di asticella non dissimile da quella che speriamo poi di vedere nella versione definitiva dell'elenco venditori. Un'altra cosa su cui darei la giusta dimensione è anche questo tema dei 700 venditori, che sono certamente tanti. Non sono necessariamente un'indicazione di concorrenzialità, questo l'abbiamo detto più e più volte. Noi abbiamo comunque un mercato che in questo momento vede sostanzialmente i primi 5 operatori che hanno l'80% del mercato, ma ulteriormente questo 80% è fatto da un 70% dell'incumbent Enel, quindi evidentemente la concorrenzialità complessiva del sistema, ancorché oscilli leggermente in miglioramento negli anni, non cambia in maniera sostanziale, non cambierà per effetto di questa uscita, diciamo così, di circa 200.000 utenti, che sono quelli legati alla transizione del 1 gennaio 2021, ma certamente qualche segnale bisogna costruirlo per l'evoluzione del superamento del servizio di maggior tutela per il 2022.
Quindi questo, diciamo, è certamente un tema molto impegnativo, evidentemente molto rilevante anche in termini di lavoro congiunto che bisogna fare, perché gli spazi, diciamo così, da occupare sia per la regolazione, sia per diciamo, la parte degli operatori, sia per la parte dei consumatori è evidentemente estremamente ampio. E uno degli elementi su cui probabilmente il coordinamento deve essere molto forte tra tutti è certamente quello della chiarezza dell'informazione e della comunicazione che dobbiamo riuscire a trasferire, perché gli elementi di complessità, come è stato giustamente ricordato, di questo mercato sono notevoli, ma attenzione anche qui a non trasferire elementi di complessità che sono propri del settore, degli operatori, ma che realisticamente non così necessariamente devono riverberare verso il consumatore finale. Noi quotidianamente usiamo servizi che hanno livelli di complessità elevatissimi, a volte anche infinitamente superiori a quelli del settore energetico, ma non per questo riteniamo di dover accedere a questa complessità per avere dei servizi di qualità e dei servizi su cui garantiamo. Anzi, tanto più il servizio è ben gestito, tanto meno io ho percezione di questo, di questa difficoltà. Ricordate il qualunque automobile oggi, tanto per fare un esempio molto stupido, ha una complessità sotto il cofano che è centinaia di volte superiore a quella di macchine anche soltanto di 20 anni fa, eppure di questo abbiamo poca o scarsa percezione. Mi piacerebbe che anche i settori regolati avessero un po' questa caratteristica, mantengono la loro complessità, quella necessaria peraltro, limitiamoci a quella necessaria all'interno della loro esistenza, e poi verso il consumatore esprimano un'interfaccia adeguata. E l'ultimo tema che vorrei toccare rapidamente, visto che peraltro il tempo passa velocemente, è proprio quello delle comunità energetiche, a cui è stato fatto più volte cenno, che è sicuramente una delle novità che si stanno affacciando all'orizzonte in maniera importante. Su cui è vero che abbiamo fatto un elemento, diciamo così, di anticipazione grazie a una sollecitazione venuta dal Parlamento, su cui abbiamo costruito anche una regolazione transitoria che si inserisce in un quadro in realtà di regolazione, chiamiamola non dico sperimentale, ma insomma abilitante per l'innovazione che questa autorità da sempre tradizionalmente sviluppa e promuove. Ricordo che le comunità energetiche sono in fondo strutture di aggregazione, sono forme di aggregazione di domande, di offerta di energia, di generazione di consumo, strutturate con criteri che vedono la partecipazione e il protagonismo di nuovo del consumatore come elemento sostanziale. Hanno dei loro corrispondenti, se volete, mutata mutandis, nelle cosiddette aggregazioni virtuali abilitate miste, le cosiddette UVAM. Ma il tema ha in questa declinazione di comunità energetiche una rilevanza dell'iniziativa del consumatore che è assolutamente nuova, mentre le UVAM sono decisamente per strutture spinte dall'operatore, spinte dagli operatori, nelle comunità energetiche il ruolo e il protagonismo del consumatore crescono in maniera significativa, e questa credo sia la caratteristica più importante da mantenere anche per garantire quell'elemento di potenziale supporto alla parte sociale, diciamo così, che caratterizza la comunità energetica, che ne è un elemento preminente. Ci sarebbero evidentemente molte cose da dire anche su questo fronte, ma penso che i tempi stiano stringendo. Allora lasciatemi soltanto fare una battuta delle tante cose dette, molte più che condivisibili. Io sono assolutamente convinto che questo periodo di così grande complessità ci richiede di non rinchiudere anche la regolazione in silos verticali, di questo credo ne abbiamo parlato già diverse volte. È fondamentale che l'approccio sia il più possibile integrato tra i diversi operatori e anche tra i diversi regolatori che insistono
con competenze diverse ma complementari sul consumatore e sui settori che dobbiamo regolare e che giustamente diventano sempre più liquidi e che quindi connettono, diciamo così, la loro offerta tra settori differenti. Questo però lo dobbiamo riuscire a costruire con la specificità che ogni singolo regolatore poi deve riuscire a presidiare in maniera verticale. È la capacità di fare bene un gioco di squadra, non di occuparsi più o meno tutti delle stesse cose, perché altrimenti rischiamo di avere un tasso più basso di efficacia e non un tasso migliore. È un po' come l'equipe medica, è un po' come la squadra di calcio, ognuno gioca il suo ruolo, lo gioca con grande competenza e professionalità, ma lo mette a disposizione di una visione complessiva. Dobbiamo costruire in maniera efficace questa visione complessiva e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Grazie mille. Grazie Presidente, devo dire la metafora della squadra di calcio da noi in Italia funziona sempre. Era inevitabile. Grazie per le indicazioni. Io che non seguo in prima battuta con assiduità il settore energetico, appunto scopro che sulla concorrenza ci sarà ancora da lavorare, visto appunto che l'incumbent ha il 70% di quell'80%, e registro la buona notizia che lei dice che il decreto per l'elenco venditori dovrebbe essere insomma alle porte, non so quanto alle porte, quindi comunque insomma notizie positive dal settore. Grazie ancora Presidente che ci deve lasciare. Grazie mille, scusate. Buona giornata a lei e passiamo al Presidente dell'Autorità Garante della Privacy, il professor Pasquale Stanzione, che è un giurista. E, Presidente, la presento un attimo dicendo che insomma affrontiamo l'argomento della privacy. Mi verrebbe da dire nell'era digitale forse possiamo dire la bistrattata privacy, ma ovviamente questo è un mio pregiudizio e dopo averla ascoltata conto di farmi un giudizio invece sulla base della conoscenza. In particolare vorremmo capire da lei se appunto con questa rivoluzione che sta entrando nella vita di tutti noi dobbiamo un po', in modo paralossale lo dico, abituarci a considerare la tutela della privacy come un capriccio di chi è sensibile alla riservatezza o addirittura un lusso per pochi. Prego, professore. Grazie, dottore Caracciola. Io saluto lei, i colleghi, tutti i relatori. Questo convegno rappresenta, secondo me, una formidabile occasione di confronto di squadra, come abbiamo sentito dal collega presidente poc'anzi, al quale do ovviamente la mia più ampia disponibilità. E il titolo del rapporto 2020 coglie la caratteristica principale di questa fase emergenziale in tutta la sua complessità. La sostenibilità etica, giuridica, sociale, oltre che economica, è infatti uno dei principali parametri con i quali deve confrontarsi ogni scelta necessitata dalla gestione di un periodo così drammatico. È un problema di sostenibilità etica, ad esempio, quello del sovrannumero dei malati rispetto ai posti di terapia intensiva, che in alcuni paesi europei ha richiesto la definizione di priorità nella erogazione delle cure ospedaliere secondo il criterio dell'aspettativa di vita e di guarigione. Mai scelta fu più tragica, inverando le parole di Guido Calabresi, non potendosi ammettere calcoli di alcun tipo laddove in gioco siano la vita e la dignità di ciascuna persona come soggetto di diritti innanzitutto. Così come è un problema di sostenibilità economica quello della definizione della soglia di diffusione del virus oltre la quale è necessaria la sospensione di ogni attività produttiva. Si tratta evidentemente di bilanciare con equilibrio e lungimiranza esigenze di sanità pubblica. L'altro elemento evidenziato nel titolo è la solidarietà,
principio che ha ispirato molta parte delle scelte, sicuramente le più difficili, di gestione della pandemia, a partire dalla esigenza di proteggere i soggetti più fragili, imponendo a ciascuno regole di condotta volte a ridurre la circolazione del virus pur a prezzo di inevitabili sacrifici individuali. Tra i due corni della sostenibilità e della solidarietà, la tutela consumeristica gioca un ruolo quanto mai centrale, coniugando esigenze di protezione della parte debole del rapporto negoziale e iniziativa economica. L'originaria vocazione riequilibratrice delle asimmetrie negoziali, sottesa alla disciplina consumeristica, si rivela in questo senso una risorsa straordinaria, perché capace di adeguamenti costanti e progressivi. La normativa consumeristica ha, sin dalle sue origini, determinata una singolare inversione del passaggio proprio del diritto liberale dallo status al contratto, verso una riemersione in forme nuove degli status, espressivi tuttavia non più di un privilegio, ma di una istanza di protezione verso gli abusi della libertà contrattuale. In realtà, anche se io sono convinto che invece di individuare una serie pressoché inesauribile di status, proiettandoci singolarmente all'indietro in una sorta di rinnovato medioevo, sia per me più opportuno discorrere di uno status persone, inteso come valore primario che attiene alla persona in quanto tale, a prescindere dall'essere oppur no parte di un rapporto. È l'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale. E tuttavia l'istanza riequilibratrice che innerva la disciplina consumeristica è emersa ancora più forte in questi mesi di pandemia, quando il contratto è diventato il terreno elettivo delle sopravvenienze, manifestando la esigenza di un ripensamento della loro disciplina in favore di tutele conservative e della rinegoziazione del vincolo contrattuale. Ma ciò che l'emergenza, vedete, ha rivelato con nettezza è la profonda interrelazione tra il nostro modo di vivere e il digitale, che sul piano del mercato propone una nuova, profonda congiunzione tra consumatori e nuove tecnologie. A partire dai mesi di lockdown, e con effetti tuttavia verosimilmente destinati a perdurare, alle piattaforme è stata affidata la stragrande maggioranza delle attività che prima mai avremmo pensato di svolgere altrimenti che vis-à-vis. Infatti, la parte più significativa degli scambi commerciali è avvenuta grazie agli intermediari online. Persino le prestazioni sociali più rilevanti, penso alla scuola, all'università, ai servizi amministrativi, alla giustizia, sono state erogate da remoto. In fondo, se il distanziamento fisico imposto per esigenze sanitarie non è divenuto, ahimè, anche sociale, lo si deve alle nuove tecnologie capaci di ricreare nello spazio virtuale quei legami che sono impediti nel reale. Il digitale, insomma, ha dimostrato di poter essere davvero al servizio dell'uomo, ma non senza un prezzo di cui bisogna essere consapevoli. L'accentramento progressivo in capo alle piattaforme di un potere che non è più soltanto economico, ma anche e sempre più performativo, sociale, persino informativo.
le piattaforme stanno assumendo sempre di più un ruolo determinante nelle dinamiche intersoggettive, collettive, economiche, financo politiche, assurgendo a veri e propri poteri privati, scevri tuttavia da un adeguato statuto di responsabilità. La pandemia ha dimostrato dunque la indispensabilità dei servizi da loro forniti, ma ha dimostrato al contempo anche l'esigenza di una strategia difensiva rispetto al loro pervasivo, come chiamarlo, pedinamento digitale, alla supremazia contrattuale, alla stessa egemonia culturale informativa realizzata con pubblicità mirata e micro-targeting, come insegna il caso Cambridge Analytica. Il consumatore, in altri termini, si trova a fronteggiare congiunture e rapporti del tutto inediti, in cui le regole su cui si è fondata, per esempio, la tutela antitrust, com'è in particolare l'abuso di posizione dominante, stentano ad affermarsi in un contesto che è caratterizzato dall'assenza di un mercato di riferimento nel senso tradizionale del termine, in cui il prezzo del servizio e quindi anche la principale fonte di profitto e di potere sono i dati, i nostri dati personali. Due, dalla dissimulazione delle pratiche commerciali scorrette in illeciti privacy, quali informative decettive, presentazione come gratuiti di servizi remunerati invece mediante la licenza d'uso dei dati. Tre, dalla personalizzazione dell'offerta e dalla segmentazione del mercato rese possibili dalla profilazione algoritmica del consumatore, dalla pubblicità targetizzata e dalle conseguenti discriminazioni di prezzo che mettono in crisi la nozione stessa di consumatore medio su cui si fonda l'applicabilità delle pratiche commerciali scorrette. Infine, dalla sovrapposizione delle figure di professionista e consumatore, che tradizionalmente contrapposte nella disciplina consumeristica sembrano invece convergere in parte nel nuovo tipo soggettivo del prosumer. Il New Deal for Consumers e il prossimo Digital Service Act si muovono nella direzione del doveroso adeguamento delle tutele del consumatore a una realtà così peculiare e peraltro in costante trasformazione. Mi è piaciuta la metafora del presidente Bessanini, che discorre della stessa pandemia come evoluzione. Ebbene, una realtà peculiare quale quella digitale, anzitutto riconoscendo al consumatore una gamma di strumenti di intervento volti a promuovere anche in forma proattiva la tutela ad ampio spettro. Per altro verso si rafforzano gli obblighi di informazione, di lealtà, di correttezza, ma più in generale di responsabilizzazione delle piattaforme. Non si giunge, insomma, ad ascrivere, come ha fatto ad esempio una corte californiana, ad una piattaforma come Amazon la responsabilità per i difetti del prodotto venduto da altri e dalla stessa solo pubblicizzato, ma sicuramente si rafforzano le tutele preventive e quelle remediali in favore del consumatore, anche nel contesto meno presidiato del commercio elettronico. Si tratterà, qualora l'innovazione venga confermata in sede di approvazione del testo, del Digital Service, di un passaggio importante se consente di superare lo schermo immunitario che sinora ha reso i big tech attori egemoni, tanto
quanto irresponsabili nel contesto economico, informativo, sociale. Del resto, vedete, analoghe cautele dovrebbero circondare a fortiori la commercializzazione, in particolare online, di servizi e dispositivi sanitari, dei quali si è fatto largo uso in questi mesi, assicurando la corretta funzionalità di strumenti ai quali si affida, spesso con troppa leggerezza, la cura della salute. Si pensi alle app di rilevazione dei livelli di saturazione dell'ossigeno, utilizzate persino per monitorare lo stato di salute di pazienti Covid positivi. Su questo la ricerca offre spunti interessanti anche in ordine al rischio di un uso secondario dei dati personali raccolti mediante i dispositivi e le app sanitarie. Da questo punto di vista si conferma ancora una volta la lungimiranza, ecco, della scelta italiana, diciamolo a buona volta, in favore della titolarità interamente pubblica del sistema di allerta per le notifiche di esposizione al virus immuni, che riduce i rischi di uso secondario o comunque illegittimo dei dati. Altra risorsa, è bene saperlo, sfruttata dal capitalismo estrattivo delle piattaforme. Ma di là dai singoli aspetti, le così profonde innovazioni determinate dal digitale nei rapporti anche commerciali esigono nuove e diverse istanze di tutela, gran parte delle quali trova nella privacy il denominatore comune. Sul piano preventivo, infatti, emerge come ineludibile anzitutto la garanzia della libertà cognitiva dell'utente consumatore, io dico la persona consumatore, quale diritto di non subire il potere persuasivo di condizionamento del micro-targeting e del marketing fondato su tecniche psicometriche, volto a potenziarne la capacità persuasiva, adattando il messaggio, come ben sapete, alle preferenze e alle inclinazioni desunte dalla profilazione algoritmica. Questa potentissima forma di nudging, tesa ad orientare le scelte di consumo degli utenti, proponendo loro i prodotti o i servizi ritenuti suscettibili di gradimento, secondo la stima predittiva dell'algoritmo, rivela quanto i singoli siano disarmati di fronte al potere performativo del digitale e invece quanto sia necessario preservarne l'autodeterminazione come nucleo intangibile di autonomia e di libertà e prefigurando una nuova stagione volta, ora ci vuole, a tutelare i neurodiritti. La disciplina europea fa della privacy comportamentale, è stato richiamato il GDPR, un punto qualificante della sua strategia per impedire che i dati nostri personali disseminati in rete siano sfruttati ai fini, in particolare, ma non solo, commerciali. La massima tutela è affidata al più forte presidio dell'autodeterminazione. Il consenso specifico, inequivoco, come la Corte di Giustizia ha ribadito anche a novembre, e consenso informato, che per essere tale deve essere tuttavia consapevole anzitutto. Per questo il garante della privacy insiste sulla educazione digitale quale necessario presupposto di scelte libere e appunto consapevoli, tanto difficili quanto indispensabili al tempo della zero price economy, in cui servizi
apparentemente gratuiti sono invece pagati al caro prezzo dei nostri dati personali e quindi della nostra libertà. Perché, come è noto, quando è gratis, il prodotto sei tu. Dobbiamo dunque partire dalla esperienza della pandemia per ricostruire intorno alla nuova consapevolezza maturata una educazione al digitale come presupposto essenziale di cittadinanza nella società delle piattaforme, senza fughe dunque, ma con coinvolgimento, con partecipazione, dunque una più netta presa di coscienza del valore dei propri dati è del resto l'unico effettivo baluardo contro il rischio della monetizzazione della privacy, che rappresenta oggi la vera questione democratica nel governo della rete. Da un lato, infatti, l'economia delle piattaforme ha reso prassi ordinaria lo schema negoziale servizi contro dati. Dall'altro, tuttavia, ammettere la possibilità della remunerazione del consenso rischia di condurre alla formazione, come chiamarlo, di una sorta di sottoproletariato del digitale, ovvero di strati sociali disposti a cedere con i propri dati il nucleo essenziale della propria libertà. Ebbene, su questo pendio scivoloso è in gioco, forse più che in ogni altro campo, la identità europea come comunità di diritto, fondata sulla sinergia tra libertà, dignità, eguaglianza, quali presidi essenziali che nessun ragione di Stato o tantomeno nessuna lex mercatoria può violare. E proprio in questo senso la protezione dei dati può rappresentare uno straordinario argine al rischio di rifeudalizzazione dei rapporti sociali e di ricostituzione di discriminazioni di tipo censitario, persino tra gli utenti della rete, la cui vocazione inclusiva e democratica rischia di soccombere sotto il peso, come l'ha chiamata Zuboff, del capitalismo della sorveglianza. Sul piano remediale, e mi avvio a concludere, un impulso importante al rafforzamento delle garanzie dei consumatori può venire dalle tutele collettive, ammesse anche nel settore privacy dal Regolamento Generale per la protezione dei dati, anche secondo i canoni dell'opt-out. Queste forme di tutela ben potrebbero rappresentare un efficace deterrente avverso violazioni massive di dati personali, realizzate cioè su larga scala, come insegna il caso Lloyd versus Google in Inghilterra, promuovendo una effettiva convergenza tra tutele consumeristiche e rimedi privacy, con il solo limite della sovraqualificazione della fattispecie. Ecco dunque che la direzione della massimizzazione delle tutele e della convergenza dei rimedi privacy e di quelli consumeristici può rappresentare davvero la chiave di volta per adeguare il diritto e le sue liturgie alla complessità della realtà di oggi, contesa tra emergenza sanitaria e potenza della tecnica. Riflessioni come quella odierna e lavori quali il rapporto che ci ha presentato Bassan, che oggi presentiamo, dunque, sono sicuramente passi importanti in tale direzione, intorno a cui la tensione tra sostenibilità e solidarietà, per tornare al binomio del titolo, può trovare una sintesi nel segno della tutela della persona e della sua dignità in una visione che io auspico autenticamente antropocentrica del diritto. Vi ringrazio.
Professore, la ringrazio, è un intervento che, insomma, se avevo qualche preoccupazione, adesso sono angosciato, perché devo dire innanzitutto che il professore, che è presidente da luglio scorso, per noi giornalisti sarà ottimo seguirlo, perché dà sempre dei titoli, dà delle bellissime espressioni. Le rubo senz'altro, professore, il pedinamento digitale, che è esattamente quello che sento sulla mia pelle da consumatore. Lei dice che il Digital Service Act dovrebbe sistemare molte cose, ci fa questo scenario della privacy comportamentale, ed è vero, quando è gratis il prodotto sei tu, insomma questo è uno dei titoli che lei ci ha dato oggi. Io vorrei però tornare un attimo e farle una domanda. Allora, quello che sta succedendo, quello che è successo con la pandemia, il rapporto ci dice appunto che il consumatore lo dobbiamo considerare come un cittadino digitale a 360 gradi, ma c'è un modo per rinforzare subito l'argine e tutelare i nostri diritti, o è qualche cosa che, come dire, dobbiamo cedere una parte della nostra privacy? Lei diceva appunto all'inizio, c'è comunque un trade-off, no, tra i servizi digitali e quello che era il vecchio concetto di privacy. Che cosa si può fare subito con questa situazione? Veda, dottor Grazio, la domanda sua è importante, perché pone l'accento su questo dato, vale a dire la pandemia ha accelerato in misura esponenziale il processo di digitalizzazione della nostra vita, tanto sul piano privato quanto su quello pubblico. In poche settimane attività quotidiane le più varie sono state trasposte su piattaforme prima sconosciute ai più. Ho detto, dalla scuola al lavoro, dalla giustizia alla medicina, ogni tipo di rapporto di carattere formativo, di carattere lavorativo, processuale, di cura, è stato trasposto e vissuto in rete. La rapidità di questo processo di virtualizzazione di attività e servizi è stata tale da proiettare in una realtà complessa, quale quella telematica, persone di ogni fascia di età, e io mi preoccupo soprattutto dei minori e degli anziani, spesso del tutto prive di ogni minima competenza e financo della stessa necessaria consapevolezza digitale. Questo spiega anche la crescita esponenziale che si è registrata in questi mesi di pandemia di attacchi hacker, no? Furti di dati, truffe online, correlata certamente all'incremento così rilevante del volume delle transazioni e delle attività compiute online, ma anche all'approccio, all'avvicinamento a questa realtà da parte di soggetti poco consapevoli dei rischi della rete e delle strategie di difesa da adottare. Vale lo stesso, guardi, per le innumerevoli app rese indispensabili per la fruizione di servizi, talora persino pubblici, più vari, o di funzionalità particolari come quelle sanitarie. Si pensi alle app per, ho detto prima, per la misurazione del coefficiente di saturazione dell'ossigeno, certo, utile al monitoraggio dei pazienti Covid, ma che se utilizzata in modo errato può alterare in modo addirittura fatale il quadro diagnostico. Ma ecco, la disciplina privacy offre, ecco questo è importante sottolineare, misure di protezione adeguate, a partire dalle tutele remediali e dagli obblighi di trasparenza nella gestione dei dati imposti ad aziende e professionisti. Secondo me queste garanzie rappresentano strumenti preziosi per la protezione dei consumatori, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica, che si integrano con le misure consumeristiche e antitrust in quella famosa alleanza di cui si è parlato poco prima, per offrire una tutela convergente, come io chiamo, dobbiamo dire, soprattutto una tutela globale della persona. Grazie, grazie allora professore. Io mi devo scusare perché per impegni istituzionali devo poi abbandonare. Grazie, grazie ancora. Buon lavoro, grazie.
Ringraziamo ancora il professor Stanzione e passiamo al prossimo intervento. E la professoressa Elisa Giomi, che da poco più di 2 mesi è componente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La professoressa è una docente di sociologia della comunicazione qui a Roma, all'Università Roma 3. E l'AGCOM ha sul tavolo alcuni dei dossier di maggiore attualità. Penso alla rete unica o alle potenziali fusioni tra società di comunicazione e di TLC. Oggi ci concentriamo appunto sulle piattaforme digitali e prendo dal rapporto Consumerism 2020 come queste siano proliferate proliferate in Europa. La Commissione europea ne conta circa 10.000, anche se però il mercato è in effetti dominato da pochi provider. A questo sviluppo delle piattaforme fa da contraltare un quadro normativo, ci dice il rapporto, che è datato e mutato da oltre 20 anni con la direttiva sul commercio elettronico del 2000, anche se la Commissione von der Leyen ha espresso la volontà appunto di adottare il Digital Service Act per dare regole nuove al mercato. Poi il rapporto ci ricorda il tema delle comunicazioni elettroniche, l'ambizioso pacchetto europeo per trasformare l'Unione in una società dei gigabit, è il pacchetto connettività, con il piano d'azione sul 5G. Professoressa Giomi, sono tanti temi di interesse e le cedo la parola. Grazie. La ringrazio molto. Mi vedete e mi sentite correttamente? Sì, spero. Perfetto. Sì, grazie. Dunque, in primo luogo insomma ci tengo a ringraziare per questa occasione e preciso che sono in sostituzione del mio presidente, che spero insomma di rappresentare adeguatamente, e quanto dirò ovviamente insomma in qualche modo rappresenta le mie personali vedute sull'argomento, ma è anche frutto di un processo così di negoziazione e di scambio che intratteniamo ovviamente quotidianamente con i colleghi e con il presidente. La ringrazio anche per questa introduzione che mette a fuoco alcuni nodi assolutamente rilevanti. Io ho letto il rapporto del Consumer Forum e inevitabilmente diciamo lo commenterò dalla mia prospettiva, che è quella della policy maker, ma naturalmente anche quello della sociologa della comunicazione e dei media, benché mai come oggi effettivamente hanno davvero poco senso gli steccati disciplinari. Altrettanto vale, e lo si ricordava in apertura, per le perimetrazioni delle competenze delle authority, che appunto, così come i saperi settoriali, sono messi a dura prova dalla realtà e dalla fisionomia appunto delle piattaforme online che vedono un intrecciarsi alle istituzioni sociali, ai processi economici e alle caratteristiche tecnologiche in forme del tutto inedite. Io sono d'accordo su vari dei punti che sono stati sottolineati sia nel commento di Bassan sia appunto nelle conclusioni del report che ho letto in prima persona. In primo luogo sicuramente la centralità e l'importanza del ruolo delle associazioni dei consumatori, forse un po' meno sul circolo regolatorio come modalità diciamo preferibile codificazione della normativa, ci torneremo insomma alla fine, perché adesso invece mi preme sottolineare un punto sul quale invece ho delle perplessità. Non sono naturalmente né la prima né l'unica, in qualche modo sono state anticipate anche da chi mi ha preceduto, ovvero l'idea che la cessione dei dati personali, rappresentando appunto un diritto fondamentale, inalienabile e in qualche modo indisponibile, non possa costituire oggetto di una prestazione all'interno di contratti di scambio. Bisognerà riconoscere che è esattamente questo elemento
il presidente Stanzione lo rappresentava come la normalizzazione di uno schema negoziale fra dati e servizi, cioè è esattamente questo elemento, la cessione dei dati personali in cambio di privacy, in cambio di servizi e applicativi anche evolutissimi, che fonda il modello di business delle piattaforme, e quelle settoriali e quelle definite infrastrutturali, che in qualche modo si fanno coincidere con le big tech sostanzialmente. Allora, questo tipo di perplessità chiama un po' in causa il più generale dibattito sulle piattaforme online, che qui richiamo appunto da sociologa, allo scopo però di individuare un po' una via di mezzo fra quelle che sono le scuole di pensiero più rappresentative e andare poi a focalizzare, a mettere a fuoco le principali problematiche e alcune possibili soluzioni. Allora, come è noto, fin dal loro esordio le piattaforme online sono accompagnate da una parte entusiastica che tuttora resiste, cioè sia, come dire, nella scholarship, sia da parte ovviamente degli osservatori che a diverso titolo si relazionano con questi fenomeni, una parte diciamo entusiastica che vede le piattaforme online come il compimento della sharing economy, come volani di progresso tecnologico, fautori della cosiddetta innovation disruption, eccetera, eccetera. Primo fra tutti, naturalmente, sarebbe il merito della disintermediazione, che è un punto fondamentale, cioè vengono salutate con grandi auspici di rivoluzione e di progresso, perché vanno nella direzione dell'empowerment del cittadino, consumatore, utente, cui consentono dei grandi margini di microimprenditorialità. Facciamo degli esempi pratici perché mi sembra importante citare proprio le piattaforme settoriali, perché finora ci siamo ovviamente occupati, come naturale che sia, delle piattaforme infrastrutturali, cioè quelle che fondano diciamo l'ecosistema digitale, no? Quindi appunto le cosiddette Big Five, ma insomma le piattaforme settoriali sono, come dire, profondamente infiltrate e intrecciate, no? Alla nostra vita individuale e collettiva, e autorizzano quel termine di piattaformizzazione della società, appunto, che descrive benissimo insomma le caratteristiche empiriche del fenomeno. Allora vado con degli esempi. Grazie a Coursera.org si realizza un bene meritorio come quello dell'istruzione accessibile e gratuita, è una mega piattaforma in cui è possibile seguire corsi veramente di ogni tipo e molto molto avanzati attraverso tutte le varie app di food delivery, da Glovo a Deliveroo eccetera eccetera, posso io, piccolo imprenditore, commerciare i miei prodotti, il mio catering, abbattendo tutti i costi non necessari e svincolandomi appunto dall'intermediazione, ora delle aziende, ora dall'apparato diciamo in qualche modo bizantino e per certi versi vessatorio, sto un po' esagerando, dello Stato. Attraverso Uber naturalmente ho la possibilità di un traffico, possibilità di spostamenti privati estremamente più agile e conveniente, a tariffe che vanno nella direzione appunto di, come dire, aumentare la mia libertà di scelta, eccetera, eccetera. Questo tipo di entusiasmo ha iniziato piano piano, che è fondato appunto sulla capacità delle piattaforme di disintermediare e quindi realizzare scambi peer-to-peer, liberandosi in qualche modo dall'egida, appunto dalla mediazione di aziende, mercato e Stato, imprese e Stato. Ci tornerò alla fine. Viceversa, accanto a questo tipo di entusiasmi ci sono gli scontenti di coloro che sempre di più giustamente sottolineano invece l'insieme di rischi per le libertà personali e per i diritti fondamentali. Ora, rispetto a questa come dire, polarizzazione del dibattito, non mi sembra che la soluzione possa consistere
nel divieto di datification e mercificazione to cur, cioè senza se e senza ma. Per datification naturalmente intendo non solo la raccolta di dati che consistono in preferenze manifeste e dichiarate appunto dagli utenti, ma anche nella produzione di metadati, no? Quindi dati più elaborati tratti dall'osservazione di comportamenti e attività online, che sono poi quelli che vengono standardizzati e venduti sia ad altre aziende tramite il secondary ticketing, sia appunto utilizzati per la profilazione individuale, vabbè, ma insomma sono concetti che si possono dare per scontati. Allora, datification e mercificazione rappresentano il cuore del modello di business appunto delle piattaforme, ed è proprio grazie a questo modello di business e alla gratuità dei servizi che io ricevo che insomma le piattaforme hanno svolto però un ruolo di progresso e di volani di innovazione, che deve assolutamente essere ricordato e acquisito nel processo analitico e poi di codifica che porta appunto alla espressione, all'emanazione di una regolazione, si pensa sempre più ex ante, insomma l'indirizzo chiaramente è questo. Hanno svolto un ruolo fondamentale perché hanno determinato un aumento del benessere sociale, diffondendo appunto applicativi che grazie alla loro gratuità hanno raggiunto una circolazione mondiale che spesso sono evolutissimi. Cosa sarebbe la nostra vita? Faccio degli esempi veramente banali, ma insomma, a volte è importante tornare, no, come dire, alla materialità dei servizi e delle applicazioni. Cosa sarebbe la nostra vita senza i motori di ricerca, senza i servizi di maps, di geolocalizzazione, senza i social network, senza le app di ogni tipo, da quelle di dating a quelle appunto Fitbit sulla salute, eccetera eccetera. Tutte cose che a noi arrivano gratuitamente. Lo ricordava di nuovo Stanzione, la pandemia ha proprio illuminato l'indispensabilità di certi servizi cui abbiamo delegato attività le più diverse, che normalmente si svolgevano face to face, dall'educazione all'amministrazione della giustizia, veramente al lavoro di cura e alla pratica medico-sanitaria. Secondo elemento e secondo aspetto positivo, e qui faccio un po' una provocazione, sì, è vero, naturalmente ciò che ci inquieta è la profilazione, la segmentazione del mercato, la possibilità di customerizzare, personalizzare l'offerta di contenuti di vario tipo, e pubblicitario e politico e di intrattenimento, sulla base appunto di una profilazione resa possibile dall'algoritmo. Però, tornando un po' a qualche anno indietro, come tipo di dinamica, cioè il modello di business delle piattaforme non è poi così diverso da quello che ha caratterizzato la radio e la televisione commerciale, no? In cui sostanzialmente io ricevo programmi che percepisco come gratuiti in cambio appunto della mia attenzione, cioè la merce è un po' sempre la stessa, esattamente quello che accade per le piattaforme, ricevo servizi gratuiti in cambio di una che sono monetizzati con una valuta in realtà diversa, può essere l'attenzione, possono essere dati, può essere appunto il pagamento in denaro, ma il meccanismo è sempre lo stesso, quello alla base appunto dell'emittenza commerciale che scambia, diciamo, programmi, barretta contenuti per appunto quote di attenzione. A pagare lì sono gli inserzionisti, ma il meccanismo rimane lo stesso, con la differenza che la pubblicità che viene adesso indirizzata attraverso meccanismi di profilazione è molto più precisa, e in questa precisione, in questa customerizzazione ci sono anche degli elementi positivi, nel senso che vengono portati alla mia attenzione sulla base della mia storia di consumo una serie di servizi, di merci e di beni che, come dire, magari mi sono utili veramente. Faccio un po' una provocazione, però cioè è anche un tipo di come dire, aspetto materiale e simbolico allo stesso tempo che deve essere preso in considerazione. Allora, naturalmente,
affronto l'altra parte, diciamo, della mia costruzione così argomentativa e retorica, i volti oscuri dell'empowerment e della disintermediazione si rovesciano nel loro diretto speculare, che sono proprio il disempowerment del consumatore utente. Bellissimo che io possa accedere a corsi avanzati e specialistici attraverso Coursera, ma in termini di tutela dei lavoratori, chi garantisce le condizioni di lavoro e i diritti dei docenti e dei ricercatori che hanno prodotto quei corsi? Benissimo che io possa vendere i miei prodotti su app come su piattaforme come Deliveroo o come Glovo o come la stessa Amazon, ovviamente Marketplace, ma come si configura la tutela dei lavoratori tipo i riders, per citare una delle molte vicende che è alla page in questo momento. Bellissimo Uber, un sistema veramente concorrenziale e estremamente funzionale, a parte in Italia, come spesso accade, però come si articola il tema della sicurezza? Uber ha registrato un numero di denunce di violenza sessuale da parte delle clienti nei confronti degli autisti che insomma veramente fanno riflettere sugli aspetti della sicurezza ben oltre la cyber security e proprio nelle sue emanazioni offline. E ancora, Airbnb fu protagonista e veramente fu una piattaforma innovativa di una vicenda estremamente interessante che opponeva il diritto alla privacy degli utenti, dietro a cui si faceva scudo la piattaforma, per riprendere un po' le considerazioni di Bassan su Facebook e la privacy, stesso meccanismo, utilizzarono proprio la tutela della privacy degli utenti per rifiutare al municipio di Amsterdam l'accesso ai dati degli utenti stessi, e il municipio le chiedeva, per ragioni di sicurezza ovviamente, per poter avere, come dire, un minimo di controllo su le persone, che questi flussi turistici enormi che potevano in qualche modo alterare diciamo i livelli di sicurezza, lo formulo così in maniera un po' light, della città stessa. E quindi privacy versus sicurezza collettiva. Se guardiamo poi il lato economico, è già stato detto insomma da chi, come dire, ha più padronanza di me rispetto a questi temi, però anche dal mio punto di vista, ecco, il lato economico è interessantissimo. Forse qui davvero il rischio maggiore che corriamo è quello della discriminazione di primo grado, cioè il fatto che cedendo dati e consentendo alle piattaforme di incrociare questi dati, profilarmi, ricostruire la mia storia di consumatore, consento alle piattaforme stesse di praticare prezzi discriminatori diversi da soggetto a soggetto sulla base della diversa propensione appunto a spendere, che è, come dire, funzione e ovviamente dello status socio-economico, ma anche dell'interesse o addirittura del bisogno di un servizio e di un bene. Questo apre scenari effettivamente apocalittici. Tutto questo tipo di contraddizioni fra interessi e valori diversi in ballo, progresso versus compressione delle libertà personali, rimanda più generalmente alla grande disputa sostanzialmente tra interessi privati e benefici pubblici che accompagna da sempre il dibattito sulle piattaforme. Che danno origine a questo conflitto, perché, lo ricordava di nuovo Bassan, con altre parole, le piattaforme non sono neutre. Lui diceva le regole sono embedded nella tecnologia, ed è esattamente questo, diciamo, in qualche modo il vulnus e l'elemento con cui confrontarsi anche da un punto di vista regolatorio. Non sono neutre né tecnologicamente né economicamente, perché c'è tutto un set di norme, di logiche, di valori che sono iscritti nella loro architettura e nel loro statuto proprietario che confliggono spesso con i valori e con, diciamo, anche, come dire, degli orientamenti ideologici delle società in cui operano. Le piattaforme, nel loro ruolo di grandi connettori fra utenti, aziende, istituzioni pubbliche, svolgono questo ruolo dal punto di vista e dentro le logiche delle imprese private. Nessun soggetto pubblico è in grado di svolgere lo stesso ruolo e agire da piattaforma infrastrutturale.
quindi il fatto che siano private origina già di per sé ovviamente un potenziale conflitto di interessi fra benefici pubblici appunto e interessi privati. Non solo lo statuto proprietario, il fatto che nascano negli USA, quindi sono riconducibili a tutto un quadro normativo, istituzionale e giuridico che una volta ancora si pone in conflitto con le società europee, potenzialmente e realmente, insomma, il riferimento al welfare che faceva appunto inizialmente Bassan, come dire, mi consente di andare velocemente su questo punto. Vado a concludere. Credo che il paradosso che si sia generato, che si è generato negli ultimissimi tempi, possa essere rappresentato così. Cioè le piattaforme partono con questo potente ruolo di disintermediatori, ed è questo che è alla base delle reazioni positive, della loro accoglienza come volani di progresso appunto e fautrici di una economia partecipativa. E però nel tempo da realtà in grado di disintermediarci consumatori, cittadini e utenti dall'intermediazione delle aziende e dello Stato, praticamente finiscono per sostituirsi e se stessi allo Stato. È di nuovo una provocazione, come dire, retorica, però secondo me anche un po' empiricamente fondata. Perché dico questo? Intanto perché rivendicano la self-regulation. Ultimamente la sensibilità è un po' cambiata, ho sentito varie conferenze con presenti responsabili delle public policy, delle principali piattaforme e insomma iniziano ad ammettere che la self-regulation presenta varie falle, però tendenzialmente insomma è ancora il tipo di risposta che forniscono di fronte a molte critiche e sottolineature appunto di difficoltà. Quindi rivendicano in qualche modo l'attitudine alla self-regulation, svolgono una serie di funzioni che sono tipiche dello Stato. Faccio di nuovo un paragone azzardato: la discriminazione di primo grado è in qualche modo una forma di redistribuzione del reddito tra i cittadini simile a quella che opera lo Stato, appunto, le istituzioni pubbliche, nel momento in cui differenziano il pagamento dei servizi pubblici a seconda dei diversi livelli di reddito ISEE, no? Certo, le piattaforme poi fanno questo tipo di differenziazione che prende appunto la fattispecie della discriminazione, perché si basano non solo naturalmente sul la capacità di spesa, ma anche sulla propensione alla spesa. Però come tipo di meccanismo e anche di ambizione in qualche modo è simile. Poi come scenari futuribili, lo si cita spesso, sembrava fantascienza ma sta diventando uno scenario sempre più attuale, battono moneta oppure ci provano. Facebook che lancia la moneta Libra, Google con il Google Wallet e le carte di credito e il coupon per fruire di sconti, tutto il tema Bitcoin eccetera eccetera. E infine si caratterizzano anche per una tendenza fortemente, diciamo, fortemente no, ma insomma per una tentazione autarchica, mettiamola in questi termini, che le colloca ben oltre il potere di mercato. La vicenda spagnola è interessantissima, quando gli editori di quotidiani sostanzialmente chiedono di essere pagati per i contenuti utilizzati, distribuiti da Google News, che per tutta risposta cessa il servizio, dice vabbè vi tolgo il link, no? Insomma siamo vicino al ricatto. Poi la cosa ha avuto un esito positivo perché alla fine è all'origine di una direttiva che impone invece questo pagamento, quindi c'è stata poi una negoziazione e un esito positivo, però la reazione in prima battuta è quella di cessare il servizio to cur, sopprimendo una linea di business fondamentale ovviamente per l'editore della carta stampata, insomma.
Allora, vado alla conclusione. In questa, come dire, ambivalenza delle piattaforme, di cui ho voluto però sottolineare anche aspetti fondamentali, esternalità positive e elementi che contribuiscono fortemente al benessere sociale in una forma che ormai veramente non è neppure più, no, come dire, rinunciabile, non si può pensare di tornare indietro. In questa fotografia della situazione, se è corretta, io credo che, e qui invece mi sposto un po' più verso il versante policy making, sia fondamentale tenere in considerazione questo. Qual è il vero rischio? Credo che il vero rischio, e quindi la problematica da attenzionare, non sia rappresentata tanto e solo dalla datification di per sé, cioè dalla raccolta massiva di dati e dalla elaborazione di questi dati in forma di macrodati. E non è rappresentata neppure dalla profilazione, diciamo, dell'utente, che è parte intrinseca appunto di questo modello di business e non è disintrecciabile dalla datification in sé per sé. Il problema è rappresentato dall'uso distorto di questa profilazione, cioè dall'uso distorto, dalla vendita dell'identità digitale a scopi che possono effettivamente viziare fortemente la formazione delle opinioni e degli orientamenti elettorali, possono renderci soggetti a disinformazione, renderci soggetti appunto a una sorta di manipolazione politica o, si ricordava all'inizio, anche a appunto fenomeni di discriminazione economica come quelli che ho citato, discriminazione di primo grado. Un conto è che questi dati vengano utilizzati per propormi beni e servizi attraverso, come dire, una targettizzazione e una calibratura sempre più precisa del tipo appunto di offerta per cui io sono disposto a pagare. Un conto è che questo divenga uno strumento che è all'origine appunto dell'applicazione di prezzi discriminatori o addirittura appunto di un inquinamento, si chiama infatti ormai information pollution, nemmeno più fake news, che vizia l'elaborazione appunto della mia visione, del mio orientamento elettorale. Quindi forse, diciamo, dovremmo iniziare un po' a distinguere quella che è la datification, la profilazione, la segmentazione del mercato, che sono parte intrinseca di questo modello di business, cioè se rinunci a quelle, rinunci al servizio nella sua forma gratuita. Lo sto raccontando un po' con l'accetta, ma non vedo alternative. Quindi distinguere la datification e la profilazione da quello che invece è un uso distorto e tendenzioso, con rischi gravissimi su tutti, rispetto a tutti i profili economici, democratici, politici, civili, eccetera, eccetera, e che nasce appunto da la vendita dell'identità digitale per scopi e con finalità che sono appunto opache. Da questo punto di vista, sicuramente, mi connetto un po' alle conclusioni del report, il ruolo delle associazioni di consumatori è preziosissimo perché consente un monitoraggio capillare in tempo reale e da una prospettiva preziosissima appunto di tutte quelle che sono le problematiche potenzialmente generate da un uso distorto dell'identità digitale. E ovviamente poi è un ruolo prezioso, concordo di nuovo sul report da questo punto di vista, nel momento in cui riconosce, e sarebbe auspicabile, una partecipazione sempre più attiva appunto delle associazioni dei consumatori alla produzione normativa, insomma al processo di codifica normativa, volto appunto a individuare i dovuti rimedi a tutela degli utenti. Però insisto appunto sulla importanza di distinguere il modello di business, i suoi ingranaggi, datificazione, profilazione algoritmica e poi matching tra domanda e offerta, dagli usi distorti di questo tipo di ingranaggi e sistemi. Vi ringrazio. Grazie. Posso dire una cosa? Certo, Sergio Veroli. Mi scusi, dottoressa Giamma, intanto grazie per il suo intervento interessante, ma l'ultima cosa che diceva, ma una volta che io ho consentito
la profilatura di tutta attraverso i miei dati della mia persona, come faccio poi a controllare che questa profilatura venga utilizzata in un modo o in un altro? Come è possibile? Con quali strumenti riesco a fare una cosa del genere? La seconda domanda. Cosa può fare l'Agicom per il diritto alla connessione e alla formazione dei cittadini? Cosa può fare? In concreto, come questa autorità, come può muoversi? O insieme alle associazioni, o da sola, o attraverso i cittadini? E per le fake news e la responsabilità di chi le manda, cosa può fare? Allora, partiamo dalla prima domanda, che è quella portante in qualche modo. In primo luogo concordo con chi diceva, credo sì, il presidente Stanzione, che dovremmo poter lavorare sull'aumento dell'autodeterminazione. Sono immaginabili qui tutta una serie di soluzioni che, ad esempio, mi mettono in condizioni di appunto esprimere agency, autodeterminazione, nella scelta dei dati che io sono disposto a fornire. Ad esempio, illustrandomi con chiarezza quali dati posso fornire per accedere a quali servizi. Cioè una messa in trasparenza dello schema negoziale dati-servizi che non mi renda semplicemente una passiva pedina, ma che mi riconsegni una parte di controllo sul processo. Uno. Due, sempre nella direzione dell'autodeterminazione, anche questo è stato ampiamente detto, lo sviluppo un pochino, il tema della trasparenza, consenso informato, consenso inequivoco, che deve poter passare attraverso la trasparenza. La trasparenza è un concetto insidiosissimo, perché anche qui le piattaforme spessissimo hanno risposto, lo racconto in maniera così un po' rocambolesca, dicendo: volete la trasparenza dei termini di utilizzo? Eccotela. 41 pagine che fanno sì che alla fine ciascuno di noi, anche il più volenteroso, nel momento in cui è lì e deve scaricare l'app o accedere al servizio, accetta inevitabilmente, no? Si chiama proprio paradosso della trasparenza ed è uno dei cosiddetti dark pattern, cioè quei device, quei dispositivi che sostanzialmente limitano la mia possibilità di scelta e mi guidano come dentro a un flipper attraverso una serie di snodi verso un esito positivo, per cui intanto lavorare su questo, che sarebbe fondamentale. Come posso fare, diceva lei, a evitare la profilazione, o meglio, a evitare che una volta che io sono stato profilato attraverso incroci di dati più diversi che ricostruiscono appunto un mio identikit precisissimo, come posso fare che questo come posso evitare che questo identikit sia ceduto a parti terze che poi ne fanno un uso discutibile? Da questo punto di vista aspettiamo un po' di vedere che cosa enuclerà il Digital Service Act, ma insomma si può anticipare che da più parti, anche nel Digital Service Act ovviamente, verrà probabilmente inserito qualche cosa di simile a un maggiore potere di audition ed inspection da parte delle authority nei confronti degli algoritmi. È un tema estremamente complesso, ovviamente, che richiede tutta una negoziazione, però intanto si potrebbe iniziare a pensare che io come autorità nazionale possa far valere il mio diritto appunto a verificare che quegli algoritmi vengano utilizzati in forme che non vadano in direzione di comprimere l'insieme dei diritti costituzionalmente sanciti e dei comuni denominatori che stanno alla base delle società europee, che è cosa ben diversa dal dire fammi vedere l'algoritmo, perché questo ovviamente non è pensabile, cioè vai, come dire, dentro al segreto aziendale, e forse tutto sommato neppure è necessario, cioè io devo solo potermi accertare che l'utilizzo di quell'algoritmo, indipendentemente dalla formula matematica che lo sostiene, non vada in questa direzione. Quindi obbligo di disclosure da parte degli algoritmi e maggiore potere di inspection e audition da parte delle autorità nazionali. E infine, perché insomma trattenerci, vogliamo alto, la possibilità
una volta individuata e codificata con chiarezza la tipologia di utilizzi che vanno nella direzione appunto di distorcere tutta una serie di libertà e processi fondamentali, lì applicare un potere di sanzione. Però, ripeto, avendo prima scorporato la parte positiva da quella negativa, il senso del mio intervento e anche di questa risposta era precisamente quello di voler evitare la demonizzazione delle piattaforme to court, non che questa demonizzazione sia comparsa nelle affermazioni di nessuno di voi, insomma, ovviamente siamo tutti avvertiti rispetto a questo, però fondamentale, come dire, non intraprendere solo un crinale di tipo ideologico, perché questo si è già visto che purtroppo non porta da nessuna parte, cioè lavoriamo in maniera più smart e in sinergia allo scopo appunto di distinguere quello che va mantenuto da quello che invece può essere oggetto appunto di restrizioni e eventualmente anche appunto sanzioni. Aveva inoltre fatto riferimento alle possibilità di lavorare in sinergia con associazioni di consumatori, imprese, quindi insomma. Sì, quale iniziativa, ma brevemente perché siamo. Quali certo. iniziative sulla sulla consapevolezza del consumatore e sul diritto alla connessione? Questo. Guardi, noi stiamo andando in questa direzione. A breve, insomma, renderemo pubblica questa prima parte del nostro operato in questi primissimi due mesi, che va esattamente nella direzione di individuare una metodologia di analisi della conformazione delle piattaforme online e dei loro ingranaggi, l'individuazione delle principali problematiche, la ricognizione degli strumenti legislativi esistenti a livello di diritto comunitario, a livello di ordinamenti nazionali, allo scopo di individuare quello che c'è, quali sono i ganci normativi già in essere, quali sono invece le falle principali e a quel punto avviare un processo, diciamo, di consultazione pubblica in cui coinvolgere stakeholder di vario tipo per addivenire appunto a l'elaborazione di possibili nuovi schemi regolatori, che inevitabilmente includono anche appunto un processo di sensibilizzazione. Però prima che, come dire, oltre alla sensibilizzazione e alla alfabetizzazione digitale, io credo che noi dobbiamo puntare proprio all'elaborazione di una regolazione, una regolamentazione che sia quanto più puntuale, precisa e universale possibile. Grazie. Grazie professoressa Giomi, riprendo io la parola e dobbiamo un po' accelerare, come diceva appunto il presidente Veroli, e passiamo ora all'antitrust. Rapidamente con il direttore generale per la tutela del consumatore Giovanni Calabrò. Lo presento brevemente e con questo spiego anche perché ci daremo del tu, perché ci siamo conosciuti a gennaio, saranno 15 anni e sono andato a rivedere le date perché ovviamente altrimenti non si riesce. Il 12 gennaio del 2006 il potere di competenze sulla concorrenza passa dalla Banca d'Italia all'antitrust e sei giorni dopo l'allora presidente Antonio Cardicalà lancia un'istruttoria a tappeto sui costi dei conti correnti e insomma forse qualcosa è cambiato dopo quel giorno per la tutela del consumatore bancario. Oggi Giovanni, appunto, la frontiera è da un'altra parte, sulle piattaforme digitali, e quindi cedendoti la parola, sapendo la tua capacità di sintesi, ti chiedo anche come l'antitrust pensa di combattere con le sue armi nei confronti di queste grandi big tech. E cronache di questi giorni la multa che avete dato ad Apple e l'istruttoria nei confronti di Google per il presunto abuso di posizione dominante. Ecco, avete gli strumenti per essere efficaci nei confronti di questi colossi? A te la parola, grazie. Grazie Gerardo, mi sentite? Spero, sì. E grazie anche agli organizzatori, a Sergio, al professor Bassan per l'invito. Come è stato ricordato, sì, qualche anno fa mi occupavo di altro, ma ormai da 7-8 anni mi occupo di tutela del consumatore e ho avuto forse il privilegio, tra i pochi, di poter assistere a questi incontri fin dall'inizio. All'inizio venivo un pochino così più che altro per curiosità, perché chiaramente
seguivo da vicino queste tematiche come chi lavorava in autorità, ma non con un impegno diretto. Poi via via le cose sono cambiate, come è stato ricordato. Consentitemi una battuta prima di rispondere ovviamente al quesito che mi è stato posto. Io sarò abbastanza rapido perché non voglio rubare tempo a Magda Bianco, che è sistematica, brava e che da sola deve coprire l'intera area finanziaria. Quindi oggi io non posso parlare di banche perché c'è la Banca d'Italia, lo volevo fare all'epoca, ma adesso non mi permetterei. E lei coprirà l'intero settore finanziario, dobbiamo lasciarle qualche minuto, visto che non abbiamo né IVAS né Consum, ma lei può parlare per l'intero comparto. Io mi limito a ricordare brevissimamente il dibattito di alcune questioni, perché oggi è emerso, siamo tutti d'accordo, ci vogliamo bene, piena complementarietà, aspettiamo tutti le nuove regole, lavoreremo tutti al meglio, scenderemo in campo con un'unica squadra e cercando di non rubarci il pallone, essendoci pochi Maradona in giro al momento. Va tutto bene, le cose non erano così 15 anni fa. 15 anni fa il dibattito che il professor Bassan ha riassunto nei suoi lavori precedenti insieme a Roma 3 e a tutti i professori, penso che a Rossi, Carleo, Larabitti, tutti quelli che ci hanno lavorato negli anni, che non posso ora menzionare tutti, per noi c'è la Perugini, Occhiuzzi ed altri. Ecco, il dibattito vero era che tipo di tutela dare al consumatore, ci sono regole adeguate, sì, no, basta la regolazione, occorre anche un intervento in antitrust, bisogna escludere l'intervento in antitrust nei settori regolati. Questo valeva in tutti i settori. In alcuni oggi, tutto sommato, i confini sono meglio definiti anche dalla regolazione, che ne so, in alcuni casi estremi anche escluso, penso, non so, alcuni aspetti del credito al consumo, ma in generale, voglio dire, la competenza generale dell'autorità è riconosciuta e questi steccati sono superati. Quello che purtroppo non vale più è la regolazione, nel senso che la regolazione cambia e tutti siamo consapevoli, parlando di piattaforme in primo luogo, come la regolazione o non c'è o se anche ci fosse probabilmente non basterebbe. Cosa assistiamo? A una regolamentazione di tipo privatistico e qui Bassan da par suo parla, no, di queste piattaforme digitali complesse con tutti i poteri, normativo, segreto giudiziario, batte qualunque critica si possa fare a chiunque e mi taccio qui perché si vorrebbe fare qualche altro paragone non dovuto. Sì, le associazioni dei consumatori hanno un ruolo importante, lo hanno sempre avuto, questo è vero, ma in passato erano quasi loro che andavano e dicevano chi doveva dire la messa, andavano all'autorità antitrust, se ne occupavano antitrust, andavano alla Banca d'Italia, se ne occupavano la Banca d'Italia, andavano all'autorità per l'energia, all'autorità per le comunicazioni e lì più o meno trovavamo un'intesa. Non sempre ci siamo trovati d'accordo, perché? Perché chiaramente le imprese sono state molto abili nel giocare su presunti dissidi tra regole settoriali e la disciplina generale in materia di tutela del consumatore, di lì controversie innumerevoli, TAR, Consiglio di Stato, adunanze plenarie, corti di giustizia, una nelle TLC, una nell'energia, alla fine tutto risolto, forse sì, ma a regolamentazione data, vedremo con le nuove regole. Quindi c'è voluto un dibattito che è durato quanto? Forse 15 anni. Il Consumer Forum ha iniziato i primi lavori con questo tema lasciato un po' in luce e oggi finalmente risolto. Cosa è accaduto nel frattempo? Cosa ha fatto l'antitrust? Che strumenti ha? L'antitrust, oggi presieduta da Roberto Rustichelli, che appunto mi ha pregato di rappresentarlo impropriamente in questa sessione, non potendo intervenire di persona, in piena pandemia ha cercato di dare una risposta immediata ai consumatori attrezzando una mini task force, tanto la moda come sapete sono le task force, però composta fondamentalmente dalle strutture esistenti, quindi da me, dai tre responsabili delle direzioni settoriali, abbiamo lavorato, ahimè, in presenza, attrezzando però gli uffici in modalità smart working per rispondere a qualunque tipo di segnalazione sull'online. Questo perché le segnalazioni, come è stato ricordato anche da altri, che poi non so se hanno seguito i casi, ma comunque li hanno ricordati, noi abbiamo avuto interventi nell'e-commerce sulle piattaforme che facevano presenti dei claim che non controllavano, di vanti che ovviamente i prodotti non avevano, i dispositivi non avevano, o anche venivano presentati su queste piattaforme dispositivi, prodotti a dei prezzi stratosferici. E lì quindi si è instaurato uno strano dibattito. L'autorità, per la parte del consumatore, ha cercato di fare in modo che le piattaforme regolassero, autoregolassero, disciplinassero
il comportamento di chi vendeva tramite loro e dalla, accertassero quindi la correttezza, almeno nei limiti in cui si poteva, di alcuni claim, evitassero dei riferimenti alla lotta al Covid su prodotti, dispositivi che chiaramente queste funzioni non avevano, e al tempo stesso però, avendo anche l'anima antitrust, ci sono stati altri interventi ricordati sulle piattaforme per altre finalità. Quindi da una parte il contrasto immediato alle truffe online, come è stato ricordato, con interventi fondamentalmente poi di tipo cautelare, perché qui non è che contano le sanzioni, qui conta soltanto la tempestività dell'intervento. Se c'è qualcuno che presenta un prodotto in vendita su una piattaforma a un prezzo elevatissimo, approfittando del fatto che i consumatori non possono rivolgersi, diciamo, direttamente ai locali commerciali dove facevano questi acquisti, perché magari sono chiusi, è ovvio che la tutela deve essere immediata. Verificate la fondatezza delle segnalazioni, in questo le associazioni hanno dato un grosso contributo, noi siamo intervenuti nei settori e nei prodotti più vari nei confronti di tutte le principali piattaforme online, con interventi in alcuni casi di moral suasion e altre volte di veri e propri procedimenti istruttori accompagnati da misure cautelari e accompagnati in casi estremi, penso alla vendita di alcuni farmaci online asseritamente unico farmaco per la cura del coronavirus, peraltro questo farmaco magari ci fosse, non lo era allora, era uno dei tanti farmaci sperimentabili in ambito ospedaliero e con tutte altre garanzie, che ovviamente non poteva essere venduto online, e quindi abbiamo dovuto procedere con misure cautelari, oscurando i siti web, avvalendoci la collaborazione del nucleo speciale della Guardia di Finanza, il nucleo speciale antitrust, che ci ha assistito in questa opera, dando la disposizione agli internet service provider che hanno oscurato lato Italia questi siti, e quindi in questo modo siamo riusciti a dare una tutela immediata. Questo potere di oscurare i siti è uno dei nuovi poteri previsto dal regolamento del 2017-2394, che appunto finalmente ci dà uno strumento operativo immediato, anche altri vi hanno fatto ricorso, penso alla Consob in ambito finanziario. Ci sono stati altri interventi sulle piattaforme, ce n'è una molto nota che non so qui a menzionare, in cui c'era una raccolta di fondi a scopo benefico, perfetta, senza nessun problema, se non fosse quando andavi a pagare, pagavi il 10% in più, perché era preindicato, preflaggata una commissione nella misura massima. Dopo il nostro intervento, ovviamente la piattaforma ha eliminato questa indicazione, per cui se uno vuole dà un contributo per il funzionamento della piattaforma senza essere obbligato a versare il 10%, che specie su contributi rilevanti, è una piattaforma che ha raccolto fondi per un intento più che meritevole, tra l'altro di un certo rilievo, e quindi anche il 10% aveva una sua rilevanza. Ma le piattaforme, come è stato ricordato da tutti, e quindi io qui posso andare un po' sciabolate, intersecano varie normative. Quindi noi chiaramente le affrontiamo per quello che riguarda l'online, e la tutela possiamo dare sull'online o in altri ambiti per quello che riguarda eventuali violazioni della concorrenza. Possono esserci violazioni anche di profili regolamentari di altre autorità, è chiaro che in questo caso occorre una complementarietà nell'intervento. Perché, e lo ricordo a me stesso, perché tutti qui lo sanno, quindi non c'è bisogno che io lo sia a ricordare agli addetti ai lavori, ormai sul fatto della complementarietà negli interventi tra le autorità, diciamo, c'è una giurisprudenza in questo senso, e il famoso contrasto, diciamo, se mai ci sarà di nuovo, sarà di fronte a nuove norme di derivazione comunitaria così specifiche, così dettagliate, che si ponessero in una antitesi totale con singole specifiche disposizioni del codice del consumo. Al momento non le abbiamo e speriamo di non averle neanche in futuro. Quindi abbiamo una coesistenza, quindi abbiamo una complementarietà, quindi lavoriamo davvero spalla a spalla. Ma dobbiamo farlo sul serio, non solo per evitare, e ce l'ha ricordato il giudice amministrativo, di duplicare le sanzioni e quindi avere un problema di bis in idem al momento dell'irrogazione delle sanzioni. Penso al caso del teleselling, ora è di moda che intervenga, ovviamente per i profili di competenza, l'autorità per la privacy. Va benissimo, fino a ieri i casi li facciamo noi, l'altro ieri faceva la GCOM, certo non ricordo chi li ha fatti prima, è irrilevante. Se tutti e tre agissimo oggi nei confronti della stessa impresa, di fronte a, diciamo, partendo da una condotta che ognuno verrà per i profili di competenza, eccetera,
avremmo almeno il problema in sede di sanzione di coordinarci per evitare un bis in idem. La semplifico molto, ma per capirci. Tutti noi abbiamo fatto tanti casi del Telesenni per almeno una decina d'anni, sia noi che l'AGCOM, e siamo lieti che oggi li faccia la privacy in applicazione della sua normativa e in applicazione anche ai nuovi poteri con un maggior rilievo per le sanzioni della privacy. Allora c'è sempre da chiedersi, attenzione, gli interventi vanno fatti, sono importanti le sanzioni, ma dobbiamo tenere presente ovviamente un po' il sistema. E andiamo ai dati. Dei dati tutti hanno parlato, noi abbiamo ovviamente fatto dei casi, per cui io mi atterrei, visto il limitato tempo a disposizione, solo a ricordare i nostri due principali casi in materia. Il caso WhatsApp Facebook, la condivisione obbligata da parte di WhatsApp con Facebook di tutti i dati, ma tale da consentire a Facebook, una volta arrivata a WhatsApp, di avere l'intero patrimonio informativo, diciamo, di WhatsApp stesso, pena al mancato funzionamento del sistema. Questa è una pratica commerciale ovviamente scorretta, aggressiva, è stata sanzionata, c'erano anche delle clausole vessatorie, ma su questo vi risparmio. Nei contratti di WhatsApp, che sono contratti unici per tutto il mondo, stabiliti, diciamo, una volta per tutte a livello internazionale negli Stati Uniti d'America e che prevedono tutta una serie di clausole incompatibili con il nostro codice del consumo. E dopodiché, nel caso Facebook, è stato ricordato che gli utenti sono stati indotti a registrarsi alla piattaforma fornendo una serie di dati, da qui è partita una profilazione non nota, diciamo, al momento della registrazione, e quindi una serie di servizi personalizzati offerti da Facebook, e questo lo sa ognuno di noi ogni volta che naviga sulla piattaforma, e se non ha disattivato una serie di meccanismi si vede profilato e immediatamente destinatario di offerte se sta viaggiando, targettizzate o in base ovviamente alle navigazioni effettuate. C'è anche una pratica aggressiva, la prima è stata confermata al TAR, la seconda no, ma ancora i precedenti sono sub iudice, quindi vedremo l'esito complessivo, per il meccanismo in cui, tra l'altro, questa profilazione consente la cessione dei dati da parte di Facebook anche a società terze, e quindi era molto difficile togliere questa preimpostazione. Oggi ovviamente non è più così, dopo l'intervento dell'autorità, e ne siamo estremamente lieti. Analoghe tematiche sono in corso per il cloud computing, e quindi qui, diciamo, una tematica che non affronto perché il cloud storage sono procedimenti appena avviati e quindi avrei poco da dirvi, diciamo, in merito all'azione effettivamente svolta dall'autorità. Mentre l'autorità in tutte le aree, da sempre occupandosi di online, ha visto, come chiunque di noi abbia navigato, che il tema della personalizzazione delle offerte e dei prezzi è un tema che va molto al di là, diciamo, delle piattaforme Facebook o WhatsApp o altre piattaforme di questo tipo, perché le offerte mirate ci bersagliano in continuazione. Se io accendo il mio computer dall'ufficio e voglio fare un viaggio, avrò un prezzo d'ufficio; se lo faccio tramite, non so, lo smartphone dei miei figli, probabilmente riuscirò ad avere un'offerta più competitiva, perché nella profilazione magari altri sono i criteri. C'è poi il tema del geoblocking, su cui noi ci stiamo attrezzando, ci sono ancora poche segnalazioni, ma chiaramente tutto ciò che impatta, no, sull'attività transfrontaliera va visto con grande attenzione. Abbiamo anche condotto, ma non c'è tempo per parlarne, un'indagine congiunta che conoscete, molto importante, sui big data, insieme all'autorità per la privacy, all'autorità per le comunicazioni. Lì la collaborazione ha funzionato perfettamente. Sembravano tre indagini, alla fine c'è stata una reductio ad unum, i colleghi che l'hanno seguita sono stati bravissimi, e però è una fotografia con delle conclusioni molto rilevanti, ma che ovviamente sono solo un programma, un decalogo di problemi che dobbiamo andare ad affrontare. Io ritornerei solo sul tema iniziale, se Gerardo nella sua bontà me lo consente, che è questo. La collaborazione tra le autorità non è solo collaborazione tra i collegi, tra i presidenti, tra cui ci sono degli ottimi rapporti, e questo, diciamo, è indiscutibile, o tra gli uffici, ma è qualcosa in più. Implica anche, diciamo, lo scambio di informazioni sui casi pendenti, cosa che facciamo, rendere effettivi i tavoli, rendere effettivi i protocolli d'intesa. Questo è un lavoro continuo e che implica anche aggiornamenti continui, ed è lo sforzo principale su cui tendere, specialmente nel momento in cui le regole stanno cambiando e tutti ci dovremmo trovare ad affrontare nuove regole e quindi nuove sfide. Grazie. Come vi dicevo, Giovanni Calabrogno della Sintesi,
mi fa piacere vedere che lui come me è nativo analogico, ma insomma sul digitale sa affrontare le questioni. E andiamo avanti rapidamente. Posso fare una domanda a Giovanni? Certo, Sergio, prego. Brevemente, Giovanni, voi il 30 novembre avete combinato una sanzione di 10 milioni a Apple, no? Per due pratiche scorrette. Ma questa sanzione è un deterrente per Apple? Il vostro potere è limitato? C'è bisogno di più poteri, di poter erogare sanzioni più alte? Questa è la prima domanda. La seconda, voi siete sempre in prima linea. Quando aprite istruttorie dovete confrontarvi con le aziende, con avvocati agguerritissimi. La vostra struttura è sufficiente per confrontarvi su tutte queste cose? Ce la fate? Grazie. Allora, grazie Presidente. Parto dalla seconda, che è più facile la risposta. Chiaramente le risorse sono limitate per noi come per le altre autorità. Noi abbiamo in tutela del consumatore fondamentalmente in campo 40 persone, comprendendo tutti, insomma 35-40 persone. Quindi, dovendo dare una risposta dall'online a tutti i settori merceologici, vi rendete conto che chiaramente avremo bisogno di un maggior numero di risorse, e su questo, diciamo, abbiamo anche interloquito in questo senso con Governo e Parlamento, e speriamo che in qualche occasione venga dato seguito alle nostre richieste. Noi abbiamo tra l'altro uno degli organici più contenuti rispetto alle altre autorità, ma ovviamente su questo mi fermo perché è un tema che gli altri ben conoscono. Sulle sanzioni, allora, premesso che ovviamente il massimale attualmente è 5 milioni di euro per infrazione, noi arriviamo a 10 quando ci sono due infrazioni, in qualche caso forse abbiamo anche superati su più infrazioni, però è ovvio che nei confronti di una grande multinazionale, che innanzitutto ha un problema reputazionale nei confronti di un caso antitrust italiano, i 5 milioni sono, diciamo, peanuts. Concordo con questa critica, però il caso comunque viene concluso, c'è un accertamento, c'è un'erogazione di sanzione, e quindi chiaramente questo è un pungolo comunque la multinazionale. Con, diciamo, dall'anno prossimo arriveremo a un massimale delle sanzioni, solo però in alcuni casi, caso Apple ci rientrerebbe, di infrazioni che hanno un impatto transfrontaliero, fino al 4% del fatturato dell'impresa. Quindi, un po' riavvicinandoci, no, per fare un esempio, alcuni casi che sono stati affrontati dal garante della privacy. Quindi il 4% del fatturato dell'impresa è chiaramente un livello ben più alto, enormemente più alto, e quindi potrebbe cambiare lo scenario. Ovviamente dovranno aumentare ancora di più le garanzie, il contraddittorio, ma su questo, come sapete, insomma, lo sforzo dell'autorità è massimo. Io sono fiducioso che da novembre l'anno prossimo, diciamo, con il nuovo massimale, nei casi transfrontalieri, queste sanzioni iniziano a essere maggiormente rilevanti, ove vi siano i presupposti di gravità e durata delle infrazioni. Grazie. Bene, grazie ancora Giovanni Calabrò. E chiudiamo gli interventi con la Banca d'Italia. La dottoressa Magda Bianco è responsabile del Dipartimento di Tutela della Clientela. Una delle cose buone in quest'anno disgraziato è stata proprio la decisione della Banca d'Italia di creare un vero e proprio Dipartimento per la tutela della clientela, e soprattutto aver scelto la persona giusta, lo dico io, a dirigerlo, vista la grande sensibilità che ha la dottoressa Bianco per questi argomenti e anche sull'educazione finanziaria. E l'attualità ci dice che la digitalizzazione, appunto, pone alla Banca d'Italia una serie di questioni su come cambiare la regolazione, anche con nuovi strumenti digitali per fare la supervisione. È di qualche giorno fa l'inaugurazione di Milano Hub, e forse la dottoressa Bianco ci vorrà dire qualcosa. Dal rapporto voglio soltanto estrarre un punto, che è quello dell'esame, dell'analisi delle piattaforme di crowdfunding, che potrebbero portare a incertezze sugli ambiti di applicazione delle rispettive competenze dell'arbitro bancario, nato sotto legge della Banca d'Italia, e dell'arbitro per le controversie finanziarie, sotto
tutto quello della Consob, ma come ci ha detto Calabrò, i protocolli come quello che hanno fatto Banca d'Italia e Consob a marzo sono fatti proprio per essere implementati e per evitare che ci siano, che non ci sia una collaborazione piena ed efficace. Poi c'è anche il tema dello sviluppo del digitale, dell'inclusione finanziaria legato al digitale. Tanti temi, dottoressa Bianco, a lei la parola, grazie. Grazie, grazie a lei, grazie a Consumer Forum, spero di a tutti quanti, e questa è un'occasione annuale che anche per me, come diceva Giovanni Calabrò, rappresenta un appuntamento molto interessante, molto utile di scambio. E io vorrei partire dall'ultimo tema citato dal dottor Graziola, perché da quello mi consente poi di affrontarli un po' tutti. Il tema dell'inclusione finanziaria. Perché voglio partire da questo? Perché noi stiamo per avviare nel 2021 l'anno di presidenza italiana del G20, che è un'occasione importante. Perché ci consentirà di mettere nell'agenda internazionale dei temi che riteniamo importanti, che naturalmente lo sono anche per molti altri paesi, alcuni dei quali sono molto collegati alle questioni che abbiamo discusso oggi. Il punto di partenza per l'agenda italiana, per i G20, sarà naturalmente la situazione in cui ci troviamo, la crisi che sta affrontando tutto il mondo, e con l'obiettivo di intanto approntare gli strumenti più adatti per affrontarla, ma anche, dove possibile, di trasformarla in un'occasione per fare un salto in avanti, per portarci in un equilibrio diverso, sperabilmente migliore. E questo, diciamo, è un pochino riassunto dal motto dell'agenda italiana per il G20, che è riassunto appunto in 3P, People, Planet, Prosperity, che appunto vuole indicare l'esigenza di proteggere le persone, il pianeta, e di assicurare appunto un futuro di maggiore prosperità. Inclusione finanziaria. Si occupa di questo tema uno dei gruppi del G20, che si chiama Global Partnership for Financial Inclusion. È un gruppo appunto che esiste da 10 anni e che si è occupato esattamente di cercare di portare nell'agenda internazionale, quindi nei singoli paesi, ma anche nel consesso internazionale, l'esigenza di far accedere ai servizi finanziari, innanzitutto quelli di base, ma poi via via quelli più sofisticati, tutti. Perché? Perché tante evidenze ormai consolidate nella ricerca anche accademica mostrano che una maggiore inclusione finanziaria è fonte di maggiore crescita per i paesi, ma anche di riduzione delle diseguaglianze. In questi 10 anni di lavoro questo gruppo appunto ha portato nell'agenda il tema, ha assicurato la costruzione di banche dati che hanno poi portato all'effettivo aumento dell'inclusione, perché appunto ci si sono dedicati molti soggetti nei singoli paesi e nelle organizzazioni internazionali. Nel prossimo triennio di lavoro di questo gruppo il tema, l'oggetto principale sarà l'inclusione finanziaria digitale, nel riconoscimento appunto che questo sta diventando uno strumento fondamentale e che quindi inclusione finanziaria digitale dovrà essere una priorità per i singoli e per le imprese. Cosa faremo nel nostro anno di presidenza, nel prossimo anno che sarà il nostro anno di presidenza, e appunto ce ne occuperemo direttamente anche perché io dovrò coordinare insieme a un'altra partner, una collega russa, questo gruppo del G20 sull'inclusione finanziaria. Allora, il nostro punto di partenza sarà verificare cosa è successo durante la crisi, durante la pandemia. Ci aspettiamo, lo sappiamo, che le diseguaglianze sono cresciute in modo significativo, che c'è stata un'accelerazione, come abbiamo sentito in tutta la mattina, nella digitalizzazione anche nel settore finanziario, negli strumenti finanziari,
è stata sicuramente fortissima nella parte pagamenti, ma anche in molti altri ambiti, e in alcuni paesi è stata fondamentale, soprattutto in alcuni paesi emergenti, è stata fondamentale questa digitalizzazione per far sì che gli aiuti stanziati dai paesi raggiungessero direttamente le singole persone e quindi evitassero le conseguenze peggiori della pandemia. Però questa fortissima digitalizzazione degli strumenti finanziari è naturalmente fonte possibile, potenziale, di ulteriore esclusione e quindi di ulteriore diseguaglianza. Quindi l'obiettivo della presidenza italiana sarà, da un lato, capire quali sono state in questo periodo le nuove fonti di diseguaglianza, i gaps che si sono creati, per esempio appunto perché la digitalizzazione non raggiunge tutti, perché anche dove li raggiunge magari in condizioni non ottimali, quindi con delle difficoltà, con dei rischi. Quali sono le condizioni per ridurre questi gap che si sono creati e quali le condizioni per assicurare che appunto, come dicevo prima, questa situazione di crisi si trasformi anche in un'occasione. Un'occasione di quella che noi proviamo a chiamare con una parola un po' evocativa di resilienza trasformativa, cioè di modifica dei nostri sistemi perché diventino davvero più inclusivi e più resilienti di fronte a ulteriori difficoltà o crisi. Per assicurare queste due cose, quindi di chiudere i gap e assicurare queste occasioni, le condizioni ovviamente sono molte. Sono molte e bisogna creare delle precondizioni fondamentali per tutti perché appunto la digitalizzazione nel sistema finanziario sia quella giusta, sia quella che evita i rischi di cui abbiamo sentito parlare tutta la mattina per molti ambiti e consenta di approfittare della parte positiva della digitalizzazione. Allora, per fare questo occorre creare, credo, quelli che noi chiamiamo beni pubblici, che consentano appunto di assicurare che la digitalizzazione avvenga in modo sicuro, presidiato innanzitutto, quindi la creazione di infrastrutture adeguate, che a noi forse, diciamo, nei paesi sviluppati può sembrare una condizione quasi ovvia, almeno dal punto di vista appunto della sicurezza informatica, ma che in tanti paesi emergenti ovviamente non è così scontata. La disponibilità che si associa all'esistenza di buone infrastrutture di creare la disponibilità di identità digitali per tutti, che consentano quindi di avvicinarsi agli strumenti digitali in un modo semplice ma sicuro. Tutto questo ovviamente pone dei grandissimi problemi di regolazione affrontati nel rapporto, discussi dal professor Bassan e discussi da molti altri, in un contesto che è sempre più sovranazionale e quindi va al di là addirittura dell'Europa, avere dei soggetti che hanno un potere di mercato enorme e quindi il tema di dove dobbiamo spingere per forme di regolazione anche sovranazionali che accompagnino anche forme di autoregolamentazione da parte del mercato è il tema fondamentale oggi. L'obiettivo che abbiamo come presidenza italiana che ci siamo dati è di approfondire, provare a lavorare su due ulteriori precondizioni perché appunto di nuovo si chiudano i gap e si creino le opportunità, che sono come tutelare i consumatori o i cittadini, come abbiamo detto oggi, in realtà consumatori ma anche piccole e medie imprese, perché i soggetti a cui si rivolge appunto questo gruppo sono sia gli individui ma anche le micro e piccole imprese come fonte di sviluppo nei paesi. E quindi come tutelare bene questi soggetti da un lato e come assicurare un'adeguata educazione finanziaria digitale. Crediamo che queste due siano, oltre a quelle che ho citato prima, tra le precondizioni fondamentali perché appunto il digitale nella finanza assicuri benefici.
Allora, come tutelare i consumatori? I temi ovviamente qua sono molti, alcuni sono stati trattati oggi, il tema della protezione dei dati, il tema del cyber risk, delle minacce cyber è un altro tema importantissimo e riportata questa davvero sovranazionale. Noi vorremmo concentrarci soprattutto sugli strumenti diciamo di vigilanza diretta, di vigilanza di condotta, come la chiamiamo, per distinguerla da quella di stabilità o prudenziale. Una vigilanza in cui ci aspettiamo di usare sempre di più anche strumenti, anche noi stessi, strumenti digitali, in quello che chiamiamo il mondo del subtech, della supervisione che utilizza la tecnologia per essere più efficace. Però appunto è un contesto che è diventato molto complicato anche per le autorità di vigilanza appunto nel sistema finanziario, perché i soggetti che operano non sono sempre necessariamente nell'alveo della vigilanza, le capacità di costruire un assetto di tutela sono molto diverse tra i paesi, in alcuni paesi appunto un assetto di tutela finanziaria c'è poco o se c'è sul piano regolamentare ha pochi strumenti poi di incidere efficacemente. Noi qua naturalmente porteremo la nostra esperienza, quella italiana di tutela, che è stata molto rafforzata in questi anni e che, come diceva il dottor Graziola, speriamo di rafforzare ancora di più con un dipartimento dedicato a questo, e che nei mesi della pandemia ha visto un po' di sperimentazione nel senso di interventi sia sul fronte della vigilanza, molto più proattivi nei confronti degli intermediari, nel verificare che tutti stessero reagendo nel modo dovuto e atteso rispetto alle richieste dei cittadini, dei clienti, dei consumatori, da un lato, e dall'altro un'attività più intensa anche sul fronte della tutela individuale, dell'ascolto dei singoli, degli individui, con la creazione di un help desk dedicato, con un'attenzione fortissima appunto alle segnalazioni e alle lamentele dei clienti. Anche noi stiamo cercando di costruire uno strumentario appunto di supervisione digitale, stiamo facendo un esperimento di subtech che anzi chiamiamo ESPTech, perché lavora appunto sugli esposti, sulle segnalazioni dei clienti, per raccoglierli in modo molto strutturato e ampio con tecniche di machine learning e poter intervenire in modo molto più rapido ed efficace. Ma come diceva il dottor Graziola, lavoreremo anche con il Milano Hub. L'obiettivo è, oltre che di lavorare naturalmente sull'incentivare l'innovazione, ma di provare anche a indirizzarla in qualche modo e quindi leggere l'innovazione, la collaborazione, l'interazione con il privato e con la ricerca anche nella prospettiva dell'inclusione e della tutela. E quindi con l'obiettivo di indirizzare il prima possibile l'innovazione anche come strumento che assicuri sin dalla nascita obiettivi di inclusione finanziaria, inclusione vera dei clienti, dei cittadini e di efficace tutela, e quindi non solo di strumento di efficienza per i produttori, che naturalmente è un obiettivo importantissimo, ma appunto anche quello di tutela. In questo mondo, in questo ambito, ovviamente il tema delle piattaforme e quello trattato nel rapporto del crowdfunding è un tema importantissimo che purtroppo trova ancora una disciplina molto, direi, ambigua, ancora non definita completamente, perché interpreta il cliente solo nella prospettiva dell'investitore, ma fa ancora fatica a disciplinare tutto in modo strutturato. E lo fa in Europa naturalmente, e qua bisognerà fare ancora molti passi per essere sempre più efficaci naturalmente sul fronte della regolamentazione. Sul fronte delle tutele dirette, anche qui si aprono delle prospettive da un lato molto interessanti. Noi abbiamo un'esperienza molto direi efficace, efficiente di tutela diretta attraverso l'arbitro bancario finanziario, però appunto in un mondo con i confini che diventano labili e con una regolamentazione che fatica a seguire i fenomeni, il rischio di non riuscire a usare in modo pieno questi strumenti per tutelare tutti gli ambiti che richiedono tutela esiste.
Uno degli strumenti è naturalmente quello della collaborazione tra diversi strumenti esistenti di tutela diretta, quindi per esempio l'arbitro bancario, ma anche l'arbitro finanziario e in futuro quello assicurativo, per assicurare che non ci siano vuoti di tutela, che attraverso la realizzazione piena di forme di collaborazione, quindi protocolli che sono già in piedi, noi assicuriamo che anche in assenza di una regolamentazione piena, efficace, si possa effettivamente tutelare adeguatamente il cliente e i cittadini. Come dicevo, la seconda gamba su cui stiamo ragionando e già lavorando è quello dell'educazione finanziaria digitale. Appunto in un mondo così complesso, pensare di utilizzare solo lo strumento della regolamentazione e della sorveglianza è naturalmente limitato, non ce la faremmo, e quindi credo che anche qui, come è stato detto negli altri interventi, l'aumento della consapevolezza da parte degli utenti è l'altra gamba fondamentale. Noi sappiamo che purtroppo in Italia la consapevolezza e l'alfabetizzazione sia finanziaria che digitale sono molto basse, quindi c'è moltissimo da fare. Come dice sempre la professoressa Lusardi, l'educazione finanziaria è una visione per il futuro, cioè uno strumento che ci può attrezzare a stare meglio, a fare scelte migliori e a proteggerci anche meglio, e questo è uno degli ambiti in cui sicuramente è così. Anche perché diciamo ancora dall'altra parte, nel campo della regolamentazione, ci si muove per certi versi ancora troppo, anche se sta cambiando anche la regolamentazione, con lo strumento della trasparenza, che abbiamo sentito poco fa è uno strumento efficace ma solo fino a un certo punto, perché appunto per i clienti è molto difficile leggere queste informazioni, o diciamo la massa di informazioni che abbiamo chiesto ai produttori di dare. Quindi appunto dobbiamo muoverci in entrambe le direzioni, ridurre la regolamentazione che si basa solo sulla trasparenza da un lato, ma dall'altro attrezzare i clienti a capire che cosa stanno facendo e come tutelarsi e fare scelte più adeguate. Qui il campo è vastissimo, e anche nel campo dell'educazione finanziaria lo stesso digitale ci può aiutare. Lo abbiamo visto in questi mesi appunto di pandemia e di scuola online, in cui abbiamo tutti, credo, approntato tanti strumenti per avvicinare sia i cittadini sia gli studenti. Noi abbiamo lavorato moltissimo con il nostro portale per l'educazione finanziaria e economia per tutti, che è rivolto appunto sia alle scuole sia agli adulti, e su cui appunto siamo intervenuti con molte informazioni di tutela e di informazione durante la pandemia appunto. Quindi questi sono i due assi su cui lavoreremo con questo gruppo, e che però sono anche gli assi fondamentali del nostro lavoro in Banca d'Italia come attività di tutela. Rispetto a entrambi sono fondamentali, come credo hanno ripetuto tutti, per cui io non posso che confermare, da un lato la collaborazione tra istituzioni, come diceva per ultimo Giovanni, insomma è una collaborazione che c'è, che continua da anni, che richiede una manutenzione continua, proprio perché appunto gli ambiti continuano a modificarsi e la modalità stessa di lavoro delle istituzioni in parte si muove, evolve. Nella mia esperienza è stata una collaborazione molto efficace, molto utile, sia con le altre autorità di regolazione finanziaria, quindi Consob, IVASS, Covip, ma anche con quelle trasversali come l'autorità antitrust, con cui abbiamo un protocollo che, come dice giustamente Giovanni, andrebbe manutenuto e aggiustato, ma che è comunque una base fondamentale di collaborazione e per evitare appunto i vuoti di tutela. E il secondo ambito è quello della collaborazione con gli altri stakeholder diversi, certo anche con il mercato, per capire cosa sta succedendo, come si stanno muovendo i singoli, ma anche e soprattutto con le associazioni dei consumatori, per capire cosa succede, cosa cambia e quali sono le istanze che noi un po' a distanza a volte possiamo percepire con un po' di ritardo, sia per costruire insieme percorsi di tutela ma anche di educazione finanziaria.
Abbiamo negli ultimi mesi abbiamo per esempio raccolto la disponibilità di tutte le associazioni di costruire insieme un percorso di awareness, di alfabetizzazione su temi che tutti condividiamo essere molto urgenti, e probabilmente quello delle frodi informatiche in questo momento è quello su cui sarà importante concentrare l'attenzione per dare un segnale di lavoro in modo coerente, congiunto e incisivo con tutti. Ecco, credo che queste due modalità di lavoro ci assicurano e continueranno a assicurarci un'efficacia nei risultati. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Bianco. Approfitto per fare una domanda telegrafica, visto che ci ha dato la notizia che state facendo un esperimento di machine learning sugli esposti, sulle migliaia di esposti che arrivano in Banca d'Italia, le volevo chiedere se la macchina funziona, ahimè dico, perché insomma riesce a fare quello che magari 20 persone non riescono a fare, cioè avete visto già qualche risultato in termini di fattispecie che escono fuori dall'analisi appunto con l'intelligenza artificiale degli esposti o ancora un po' presto? Grazie. Allora, non è presto per la valutazione della funzionalità del processo, perché siamo nella fase veramente di sperimentazione, quindi di non ancora di messa in produzione, però la fase di sperimentazione ci ha consentito di vedere che effettivamente lo strumento funziona, cioè la raccolta delle informazioni sulla base dei testi che a noi singoli analisti degli esposti richiederebbe moltissimo tempo, certo. Consente di individuare filoni, noi l'abbiamo sperimentato all'indietro e abbiamo verificato che effettivamente questa analisi ci guidava rispetto a fenomeni che noi sappiamo appunto ex post, che sono stati dei fenomeni importanti. E quindi contiamo di metterla in produzione, speriamo durante il prossimo anno, e siamo abbastanza certi che sarà uno strumento di aiuto potente. Perfetto, bene, uno degli aspetti positivi della digitalizzazione. Allora, io a questo punto ringrazio tutti e credo che anche quest'anno il dibattito sia stato molto interessante e ricco di spunti, e cedo la parola al presidente Sergio Veroli per tirare le conclusioni. Sergio, grazie. Grazie, ma non farò conclusioni perché sono le 13 e quindi abbiamo già sforato con i tempi. Voglio soltanto ringraziare tutti, quelli che sono intervenuti, in particolare quelli che sono rimasti, la dottoressa Max Bianco e Giovanni Calabro. Mi sembra che abbiano tutti concordato su alcune questioni in positivo, e cioè sulla esigenza di aumentare la consapevolezza, l'educazione e la formazione dei cittadini, sulla collaborazione fra le autorità che diventa determinante visto tutto quello che abbiamo detto, e sul fatto di alimentare quello che Fabio Bassan chiamava il circolo regolatorio, questa continua interazione fra aziende, autorità e associazioni. Per cui grazie a tutti, grazie anche a Gerardo Graziola che ha condotto in un modo molto intelligente e professionale il dibattito, grazie a Fabio Bassan per il rapporto e grazie a Alessandra Piloni che è la nostra responsabile delle comunicazioni che da sola ha organizzato tutto quanto. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, grazie.